Ciao a tutti, bentornati su Stars in the City, bentornati all'oroscopo in chiave evolutiva, questa settimana dal 25 settembre al 2 ottobre. Questa settimana ci sono un paio di fenomeni astrologici interessanti, adesso li andiamo a guardare i riflessi del panorama internazionale, ma se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere informati di tutti i prossimi video in uscita. Se volete, se vi fa piacere offrirvi un caffè, offrirmi un caffè, abbonatevi, sostenete il canale in modo da darmi la possibilità di pubblicare sempre contenuti nuovi e di dedicarmi sempre di più ai video in uscita a soddisfare le vostre richieste. Quindi grazie a tutti quelli che lo faranno, ma soprattutto condividete questi contenuti se volete nei social e passiamo a vedere che cosa accade questa settimana perché il cielo inizia a spostarsi in maniera preponderante nei valori bilancia. Abbiamo già avuto il 23 l'ingresso del sole nel segno della bilancia. Mercurio al momento è retrogrado in Vergine, ma ovviamente il 10 tornerà in bilancia anche lui. Il 25 c'è la luna nuova di cui abbiamo già parlato, anticipato nel video precedente, perché la luna nuova è sempre molto forte. Una luna nuova vicina all'ingresso dell'autunno, una luna nuova nei giorni delle elezioni con una forte valenza politica. Perché la bilancia è legata alla politica, porterà dei cambiamenti in quel settore, dei cambiamenti anche nelle coppie, ragazzi, e anche nelle situazioni indecise, perché la bilancia è all'eterna ricerca dell'equilibrio e questa volta la sfida sarà ancora più grande, sia per i rappresentanti del segno che chi. Per chi ha dei valori importanti e per tutti noi, perché l'energia in bilancia ci spinge all'equilibrio, all'ufficialità e alla legalità, però questa volta, in questo ritorno del sole, nell'energia bilancina, troviamo Giove opposto, nel segno dell'Ariete, quindi la polarità io verso noi. Quindi io e quello che do agli altri, quello che prendo, tutti questi disequilibri, la voglia di individualismo verso la vita di coppia, la capacità di conciliare, che va a mitigare la voglia di attaccare, insomma, cioè, questi elementi, queste simbologie saranno particolarmente sfidanti fino al 23 di ottobre, giorno in cui il Sole lascerà la bilancia ed entrerà nel segno dello Scorpione. Parlando di Mercurio, poi volevo dirvi che Venere, ragazzi, dopo la luna nuova in bilancia del 25, il 29 Venere tornerà nel suo domicilio. Nel segno della bilancia, e quindi, quantomeno, anche se ci saranno indecisioni nelle questioni d'amore, anche se ci saranno, come dire, delle polarità, delle tensioni, dei momenti sfidanti, comunque il pianeta dell'amore che torna nel suo domicilio e che a un certo punto formerà un trigono con Saturno, un trigono con Marte, quindi effetti positivi, ovviamente ci fa ben sperare per la risoluzione di tutte le sfide. A livello di panorama internazionale, ragazzi, Mercurio retrogrado in Vergine, opposto a Nettuno, ahimè, sancisce ulteriori, come dire, tensioni, acredini, la fine forse delle speranze, delle trattative per quanto riguarda le questioni delle materie prime, delle risorse e, ragazzi, soprattutto del gas. Ok? Ci saranno ulteriori accordi, ma qui più che accordi, visto che poi ci sarà, ammesso che Putin, che poi insomma è il principale, come dire, personaggio responsabile di questa situazione, se è vera la sua data di nascita e se è vero che è bilancia, sfidato da quell'opposizione di Giove, da Venere, Sole sul suo Sole, voi sapete che i giorni intorno al compleanno di una persona sono 10 giorni prima e 10 giorni dopo, sono i più sensibili. Se Putin gli anni con una congiunzione Venere-Sole sul Sole, se è veramente nato il 2 ottobre, prima 1 o 2 ottobre, come si dice, qualsiasi sia l'anno, opposta a Giove, potrebbe o essere tradito
dai suoi effetti, addirittura potrebbero riuscire a colpire i suoi affetti o in un momento di vanità ed ego maggiori del solito, opposti a Giove, potrebbe magari fare delle uscite sconsiderate, no? O comunque tentare il tutto per tutto, lanciare sfide importanti, inorgoglirsi, ragazzi, fare delle alleanze strane, insomma, sarà protagonista probabilmente di questa settimana, ma il Mercurio retrogrado in Vergine, che è proprio una chiusura dei rubinetti, opposta a Nettuno, ovviamente, questa è la lettura, è una chiusura dei rubinetti, è la fine delle trattative, è se uno delle speranze, no? Portate da Nettuno con l'opposizione di Mercurio dalla Vergine, c'è cioè la fine delle speranze. Comunque c'è una sorta di ritorno con i piedi per terra rispetto a tutta una serie di aspettative che senz'altro riguardano appunto le materie prime, le risorse, quindi anche l'inizio di un momento di austerity, però questa è la simbologia che ovviamente mi viene più in mente, però può avere anche altre interpretazioni, no? Per esempio, l'asse sanitario, potrebbe esserci l'asse sanitario, non soltanto il Covid, ragazzi, si sta parlando anche del fatto di togliere l'ingresso, il numero chiuso a medicina, no? Che mi sembra giusto vista la carenza di personale, potrebbero esserci delle novità anche riguardo, no, magari alle assunzioni, insomma al personale, delle professioni sanitarie. Comunque, si parlerà di sanità, di risorse, insomma, ci saranno inevitabilmente delle tensioni. Qualcuno mi ha chiesto, puoi dirci come andrà la guerra in Ucraina? Ve lo sto dicendo adesso, ragazzi, non ne ho la certezza neanche io, se non altro perché non abbiamo la data ufficiale, no, ufficiale ce l'abbiamo, la data reale di Putin, di Vladimir Putin, però ci sono inevitabilmente delle tensioni. Che non credo si risolvano prima di dicembre. Però insomma, monitoriamo ragazzi perché non, forse non ho tut magari tutti gli non abbiamo tutti gli elementi per dirlo. Quindi sicuramente c'è una situazione tesa e sicuramente dovremmo stare attenti, credo, al consumo in questo momento, però Venere in bilancia ci porta amore, ci porta novità artistiche. Ragazzi, tecnicamente Venere in bilancia subito dopo, 2 giorni dopo le elezioni, potrebbe portarci delle belle novità, delle belle novità politiche e volendo potrebbe portarci Venere, le donne, una veramente la prima presidente nelle politiche italiane. So che non tutti sono contenti, però ragazzi, sarebbe un passo avanti, dal punto di vista dell'emancipazione femminile, perché insomma l'Italia rispetto a questo, non è in linea con altri paesi, quindi potrebbe accadere anche questo, quindi arte, bellezza, spettacolo, amore, scoop sentimentali, fine di relazioni, perché il sole che si congiunge a Venere, in bilancio opposto a Giove potrebbe creare, no, delle tensioni e delle disarmonie. Insomma, ragazzi, il panorama è molto interessante e dobbiamo ricordarci un paio di cose. Uno è che dal grande caos, dalle grandi crisi e dalle grandi tensioni sorgono poi delle rinascite, perché nel piattume, ragazzi, il genio non si esprime, ok? Le rivoluzioni anche interiori, personali, i grandi cambiamenti sono molto più difficili da mettere in atto e poi ovviamente faremo molto volentieri a meno delle motivazioni che hanno creato questo, cioè le ristrettezze e quindi la guerra, la violenza e la morte, però ragazzi, obiettivamente se vogliamo fare un discorso evolutivo, stavamo andando verso, stiamo da molto tempo, no? Stavamo andando verso un consumismo sfrenato. Tutta una serie di eccessi, tutta una serie di esagerazioni, proprio fast di usa e getta, nell'abbigliamento, nelle abitudini, nei rapporti, nel tempo, in quello che facciamo. Io credo che un austerity, non me ne vogliate, magari i più giovani non riusciranno ad abbracciare questo discorso, non l'avrei accettato neanche io tanti anni fa, e quindi questo è un ulteriore segno che insomma il tempo avanza, però non può che farci bene a livello di consumismo, di usa e getta, proprio di atteggiamento usa e getta, di non apprezzamento delle cose che abbiamo e anche di bulimia di tutto, no?
nella quale siamo sprofondati da un po' di tempo. Quindi ricordiamoci sempre che da queste situazioni poi l'arte, la bellezza trovano il modo di esprimersi ancora di più e insomma possiamo reinventarci ancora meglio la nostra vita. Quindi tutto bene, alla fine tutto bene, vediamo che cosa succede passo per passo, segno per segno con questi due avvenimenti che sono la Luna nuova e la Venere in bilancia che subito andrà opposta a Giove, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, ma per caso siete indecisi? Per caso siete indecisi fra due destinazioni? State facendo su e giù fra due uffici? Vi state sentendo con più persone? Dovete prendere delle decisioni? Siete indecisi fra due piani di studio, fra due indirizzi scolastici, fra due corsi da fare? Insomma, c'è un momento di grande indecisione che in realtà va avanti da un po' e la voglia di fare assopiglia tutto. Data da Giove nel vostro segno è grandissima, proprio la voglia di non farvi scappare nessuna occasione, nessuna occasione. Probabilmente ci sono anche dei chiarimenti, dei dibattiti. L'indecisione portata da Marte in Gemelli in realtà potrebbe indicare anche due polarità, quindi la vostra parola contro quella di qualcun altro. Forse siete anche attivamente coinvolti in qualche discussione, in un chiarimento. È un momento di grandissima comunicazione, che sia scritta, oltre che di spostamenti, oltre che di attività mentale, no? Molto impegnativa, anche di scambi verbali, di scritti, forse anche di studio. È un momento molto impegnativo, è un momento molto impegnativo, ma anche molto vivace. Per chi capitasse per la prima volta su questi video, vi ricordo, cari amici dell'Ariete e dell'ascendente Ariete, che Giove, il pianeta della fortuna, delle opportunità, dell'ufficialità, dell'espansione, dell'abbondanza. Ritorna sul vostro sole e ascendente. Dopo 12 anni si chiude un ciclo iniziato nel 2011, se ne apre un altro, state tranquilli, molto più positivo, costruttivo, piacevole, che abbia senso. Perché? Perché gli ultimi 12 anni, a causa dei transiti che trovò Giove quando nel 2011 tornò nel se tra il 2011 e il 2012 tornò nel segno dell'Ariete, furono abbastanza pesanti. C'era l'opposizione di Saturno in bilancia e la congiunzione di Urano. Praticamente negli ultimi 12 anni si sono scardinati molti rapporti, anche il vostro modo di vivere i rapporti. Sono cadute molte maschere. Sono morte e cadute in molte situazioni, proprio le ceneri, situazioni che però non erano autentiche, no? Erano tutte magari basate sull'apparenza, sull'opportunismo e la cosa era ambivalente sia da parte vostra che da parte degli altri, ok? Quindi c'è stato un momento veramente di decadentismo dei rapporti. Adesso voi rinnovati, chiudete, state in questa prima tornata di Giove in Ariete, perché Giove ritornerà nel vostro segno il 20 dicembre, dopo un breve ritorno nel segno dei pesci, il 20 dicembre a Natale, proprio come un vero Natale che si rispetti, ci sarà l'inizio della vostra vera rinascita. Perché? Perché questi primi 4-5 mesi di Giove in Ariete sono serviti probabilmente a darvi l'opportunità, il modo, il tempo, la consapevolezza, la lucidità, il denaro, le sentenze, le leggi a favore, insomma, no? Anche la giustizia è stata dalla vostra parte per chiudere tutto quello che magari veniva dal 2011 e che non vi interessava proprio più, oppure anche dal 97-98. Io devo rimettere a tutti i costi, ma li trovate già se scorrete la pagina di Instagram e post sia di Facebook che YouTube, i cicli di Giove in Ariete, no? Fino al 1928 credo di essere arrivata, che a voi fanno tanto gioco. Nel senso che in quest'anno siete i principali protagonisti e potrete vedere in quali anni era tornato Giove per capire quale degli anni precedenti della vostra vita, quali dei cicli si sta ripresentando, perché solitamente ritorna e si conclude l'ultimo, però non è detto perché voi sapete che nella vita possono esserci anche dei grandi ritorni.
A proposito, no, di ritorni e di situazioni, quell'indecisione che io vedevo, ovviamente sembra che in questa settimana chieda di essere conclusa, o comunque sembra che si avvicini la possibilità di dover prendere delle decisioni, cioè di dover fare la scelta. Questa settimana con la luna nuova in bilancia, gli altri nel settimo, nel discendente, raggiunta poi dalla Venere e già congiunta al Sole, indica che gli altri, o gli altri, o le storie sentimentali o le questioni legali hanno un grande ruolo nella vostra vita. Succede qualcosa, cambia qualcosa, c'è una svolta legata, ripeto, a una relazione, o iniziate una separazione, o iniziate i preparativi per un matrimonio, no? Che in realtà è molto più in linea con diciamo la Venere in bilancia, che è portatrice più di amore, però siccome c'è l'opposizione di Giove in Ariete, potreste essere finalmente liberi da situazioni tossiche, cioè se deve essere rinascita dovete liberarvi da qualcosa, e questa settimana iniziano a compiersi quei passi per rinascere poi definitivamente tra dicembre e maggio dell'anno prossimo. Voi avrete una grandissima e strepitosa primavera, e quindi se si tratta di rinascere da una relazione, se si tratta di rinascere da un lavoro, se dovete concludere una causa, ragazzi, da questa settimana, a partire veramente da queste giornate, dal 25, dovrebbero arrivare delle notizie molto positive. Comunque si apre una finestra temporale che durerà tutto il mese, fino al 23, tutto il mese della bilancia, fino al 23 ottobre, questa ve la spoilero, per dare una svolta proprio alle questioni ufficiali, legali e anche alle relazioni. Alcuni Ariete, ascendente Ariete, hanno visto la fine delle proprie, no? Delle proprie storie sentimentali, probabilmente hanno vissuto la fine di un amore. E beh, ragazzi, sicuramente la fine di tutte le macerie, sarete completamente liberi da questa storia, se voi lo volete, a marzo 2023. Ma già adesso, con questa settimana, con l'apertura particolare di questa settimana, se siete già pronti a farvi battere il cuore, arriva, ragazzi, arriva qualcuno, arriva assolutamente qualcuno e probabilmente più di uno. Se volete invece iniziare le separazioni, ragazzi, dal 4 ottobre, giorno in cui Mercurio sarà diretto, potrete iniziare a farlo. Se avete urgenza, fatelo adesso, perché, come ho detto in più video e come ho detto, no, privatamente a chi mi ha scritto nei messaggi, se con Mercurio retrogrado non si debutta, ma non si apre, non si aprono attività, non si pubblicano libri, se è possibile, ma se vi dovete laureare, se vi dovete iscrivere all'università, e sono cose, no, decise da tempo, se dovete iniziare una causa di separazione e non vedevate l'ora da secoli, adesso potete farlo, perché magari adesso avete un lavoro, andate libere. Molti mi hanno detto: e per il lavoro, cioè, se io che devo iniziare, devo firmare un contratto di lavoro con Mercurio retrogrado, ragazzi, siccome siete pieni di queste situazioni, se la cosa è allettante e vi siete informati, e vi siete informati, non avete, insomma, avete delle certezze, insomma, avete delle concrete informazioni sulla realtà nella quale vi andate ad infilare. Se non sembrano non esserci altre prospettive, tentate la sorte e vedete come andrà, perché sappiate che con Mercurio retrogrado si risolvono tante cose, anche se ipotizzo che potrebbe essere una cosa a breve termine, perché c'è anche l'opposizione di Giove, quindi nuovi amori, nuovi contratti, nuove libertà, buone notizie, nuovi incontri molto positivi, veramente l'amore finalmente vi travolge. E nel frattempo, mentre tutta questa dolcezza entra nella vostra vita, vedo anche che dovete mettere ordine alla vostra quotidianità. Se avete fatto una separazione o se state iniziando un nuovo lavoro, ragazzi, è normale che
Bisogna riordinare, no? Pensare alle cose pratiche, magari anche se avete la testa a festa e il cuore che vi batte. Ci sarà, ecco, questa piccola dicotomia fino al 10 ottobre, ve la spoilerò perché magari mi dite ma perché? Ci sarà da pensare anche alle questioni pratiche, a riordinare le cose, ad essere molto concreti. Vi sembrerà temporaneamente, ecco, proprio dal punto di vista pratico, di dover rinunciare a qualche sogno, esempio una vacanza, una cosa, un percorso evolutivo, perché ci sono delle cose di ordine pratico di cui occuparsi, però ragazzi, dopo il 10 ottobre credo che riuscirete a ricalibrarvi. Insomma, adesso un po' l'economia forse va rimessa in ordine, forse ci sono ancora delle spese da sistemare, o forse vi dovete mettere a pari per delle spese che avete fatto negli ultimi 2 o 3 mesi. Dal 10 ottobre le cose dovrebbero andare meglio. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Fatemi sapere se vi ritrovate in questa previsione. Un grande bacio e passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro. Cari amici del Toro e dell'ascendente Toro, questa settimana avete Mercurio retrogrado in Vergine, quindi ritornano delle notizie, ritornano degli amori, ritorna anche la possibilità di andare in vacanza, però è un Mercurio opposto a Nettuno, quindi ristrettezze, vi porta una sorta di ristrettezze che voi in questo momento proprio di cui voi in questo momento non volete sentir parlare. Perché anche diciamo, l'eccesso di pianeti in bilancia, il Sole, la Luna nuova, Venere dal 27, insomma, troppi pianeti venusiani, voi già siete venusiani di vostro, vi spingono agli agi, all'eccesso di spese, state attenti alle spese questa settimana e anche le successive, vi state allargando, avete voglia c'è anche una sorta di pigrizia, di voglia di dedicarvi all'estetica, voglia di non far nulla, voglia di divertirvi, poca voglia di lavorare e insomma, tutto sommato è normale per l'eccesso di pianeti venusiani che si addensano nel cielo su un venusiano e su chi ha la Venere dominante, purtroppo fanno questo effetto, cioè portano indolenza, portano pigrizia, portano voglia di fare shopping, di fare grandi viaggi, di levarsi gli sfizi, però, ragazzi, siccome già il settore delle finanze è sottoposto a una serie di stress dal 20 agosto più o meno, dalla seconda metà di agosto, che sicuramente è finalizzato ad un miglioramento, nel senso che state facendo degli investimenti che hanno un senso, però sono tanti e quindi insomma se ci abbinate anche gli eccessi delle spese, di piaceri, di voglia di andare al ristorante, di cure estetiche, di vacanze, probabilmente insomma, ecco. Da questa settimana, probabilmente, se avete già in queste settimane ci avete dato, perché i pianeti in bilancia ci sono già, Mercurio in bilancia c'è già da settembre, questa settimana vedrete che vi toccherà iniziare a fare un po' di morigeratezza, a farvi due conti e a stare un pochino attenti. Probabilmente anche per voi, ve lo spoilero come ho fatto per la bilancia, per l'Ariete, ragazzi, dal 10 ottobre, quando Mercurio si riposizionerà diretto nel segno della bilancia e si allontanerà, come dire, l'opposizione da Nettuno, potrete insomma dedicarvi a qualcosa. Quindi, se dovete fare se sperate di fare delle piccole vacanze, c'è con questo Mercurio retrogrado entro il 10 ottobre la possibilità. Però dovrà essere sicuramente una cosa un po' più misurata rispetto al sogno che avevate, insomma. Quindi tipo nei paraggi o comunque di breve durata, e questo è uno proprio per mancanza non solo di tempo, ragazzi, di entrate. D'altra parte, lo dico per chi fosse capitato per la prima volta su questi video, ragazzi, Toro, ascendente Toro, se avete uno stellium in Toro, se avete Luna e Venere in Toro, quindi pianeti importanti personali in Toro, il Toro già dal 2018 con Urano, con l'ingresso d'Urano e fino al 2024 è sottoposto ad una rivoluzione massima, no? Proprio nella vita, negli affetti, nelle abitudini, chi si trasferisce, chi parte, chi viene, chi si sposa, chi si separa, chi
chi cambia lavoro, cose grosse, non cambio d'abito, insomma, no? Quindi svolte grandi della vita. Quest'estate si sono addensati Marte, nodo nord, che è il destino, e Urano tutti insieme nel Toro, quindi molti Toro hanno avuto dei grandi cambiamenti. Chi non li ha avuti, sappiate che adesso vi stanno, io faccio sempre l'esempio della regina Elisabetta, no? O di Carlo d'Inghilterra, vi potrebbero ritornare con i pianeti retrogradi alla spicciolata, nel senso che da qualche parte nel mondo, da qualche parte nell'universo, quel cambiamento, quell'incontro di Marte, Urano e Nodo Nord nel Toro è avvenuto. Magari non è accaduto nei tempi tecnici ufficiali sulla Terra tra il 5 luglio e il 20 agosto. C'è chi con Mercurio retrogrado, con tutti i pianeti retrogradi, lo ha saputo dopo. Faccio l'esempio della regina Elisabetta e di Carlo, perché la regina Elisabetta è Toro, quindi ovviamente con quella luna piena di agosto si era pensato, no? Alla fine quantomeno del regno, e invece è successo un mese dopo, con Mercurio retrogrado, se non erro, nei pressi, no, Mercurio non era ancora retrogrado, mancavano 2 giorni, ma c'erano tanti altri pianeti retrogradi. Quindi diciamo che a livello sottile, a livello energetico, una situazione si era spezzata, era finita, il riflesso sulla Terra non è sempre immediato, ok? Quindi con Mercurio retrogrado in Vergine tante cose potrebbero accadere. Potreste, per esempio, se volete avere dei bambini, questo è un momento in cui potreste avere delle sorprese con questo Mercurio retrogrado. Potrebbero anche ritornare delle questioni sentimentali. Quindi degli ex, dei corteggiatori, qualcuno che torna dal passato con il quale magari chiarire con il quale chiarire delle situazioni, e volendo voi potreste dire al partner qualcosa, insomma ci sono dei chiarimenti, delle situazioni. Ovviamente siete anche molto affascinanti con tutti questi pianeti in bilancia e molto molto corteggiati, visto che c'è l'opposizione di pianeti in bilancia, Giove in Ariete, visto che molti Toro e ascendente Toro scalpitano e vogliono uscire dal recinto. Vi invito alla morigeratezza, vi invito al self-control, perché non è con le opposizioni di Giove che come si compiono le scelte più azzeccate. Il Toro ha sempre bisogno comunque di una sorta di garanzie, di cose, di agi, di situazioni. Quindi con le opposizioni di Giove, soprattutto in una posizione come quella che avete voi di Giove, in una situazione sfidante, no? Perché vi spinge ad osare, potreste fare dei salti alla cieca. Quindi prudenza, prudenza, se mai dovesse venirvi voglia, insomma, di far cose, aspettate. Ma ragazzi, almeno Natale, cioè almeno dovete aspettare almeno che Giove torni in pesci. Quindi dal 28 ottobre al 20 dicembre, e vi dia quella lungimiranza, si congiunga a Nettuno, vi dia quella lucidità e spenga un attimino l'irrequietezza per risolvere tutta una serie di cose. Se state lavorando ad un progetto, perché voi meditate un progetto, una cosa insieme ad altri, da almeno inizio anno, probabilmente già dal 2021, e questa cosa si è arenata con Mercurio che ritorna in Vergine. Ci saranno ulteriori paletti, una ulteriore restrizione. Se eravate un team di persone, qualcuno potrebbe saltare, qualcuno potreste toglierlo. Insomma, c'è da fare ordine anche su questa cosa, perché questa cosa si potrebbe, io vi ricordo, sempre concretizzare, iniziare dal 28 ottobre al 20 dicembre. Questo progetto potrebbe sbocciare, quindi lavorateci, lavorateci. Lavorateci questo mese di ottobre a questo grande progetto, perché potrebbe dare, lo so che non avete voglia di far nulla, però cercate di avere un po' di rigore, perché novembre e dicembre per i progetti del Toro, per il team, per annettere le persone giuste, sono eccezionali, eccezionali, ok? A fine ottobre, poi vi dirò il giorno, ci faccio un post. Saturno torna, ve lo dico adesso, Saturno torna diretto. Quello sarà il momento in cui avrete finito di rielaborare i vostri grandissimi successi professionali futuri, no? E potrete partire per concretizzarli. Perché, ripeto, il team ha subito,
Sono mesi che il team subisce, che l'entourage, che le persone che dovete annettere a questo progetto volano, saltano come, rimbalzano come birilli, proprio strike, state facendo strike. Allora, ma perché con tutti questi pianeti retrogradi, più che in recessione, ragazzi, noi siamo in revisione, ok? In revisione per andare nel futuro con un team adeguato. Saturno finisce la sua retrogradazione il 22 ottobre, numero maestro. Quindi, lì avrete, infatti poi Giove entra in pesce il 28, quindi dal 22 secondo me potrete mollare gli ormeggi, quindi grande, grande cosa. Ritornano degli amori del passato, siate magnanimi e critici allo stesso tempo, nel senso siate magnanimi perché l'umanità è una delle virtù del toro e che quando non ce l'ha il toro dovrebbe sviluppare, però siate realisti, quindi vedete chi torna, con quali presupposti, con quali caratteristiche e datevi il tempo di valutarlo. Non vi pronunciate d'emblée con Mercurio retrogrado che tornerà diretto il 4 ottobre, insomma, datevi il tempo di valutare i soggetti e mi raccomando ancora attenti alle spese, attenti proprio agli eccessi in generale, poi le cose miglioreranno. Io vi mando un grande bacio, fatemi sapere come vanno le cose e passiamo agli amici dei gemelli e dell'ascendente gemelli. Cari amici dei gemelli e cari amici con l'ascendente gemelli, l'amour questa settimana, l'amore, i piaceri, i divertimenti, la bellezza, l'arte, gli incontri, il sesso e anche la fortuna la fanno da padroni. Qui con la luna nuova in bilancia, Venere in bilancia il 27, il sole in bilancia, si inaugura una stagione sentimentale all'insegna dei corteggiamenti, dell'apprezzamento, dell'amore per i piaceri. Sembra una primavera, sembra assolutamente una primavera e insomma molti di voi, poi si sa il Gemelli ama il flirt, ama lanciare gli ami da tutte le parti, con Marte nel segno, insomma si inaugura una stagione molto movimentata nella quale io vi consiglio di fare però una scelta, perché conoscendovi voi potreste portarla per le lunghe, no? E, insomma, saltare di fiore in fiore senza concludere niente fino veramente a primavera inoltrata, quando Marte vi toglierà quella grinta. Allora, siccome state attenti, non ve ne approfittate perché i pianeti in bilancia sono opposti a Giove, quindi innanzitutto valutate quello che vi si paventa, perché con l'opposizione di Giove ai pianeti in bilancia, come dire, non tutti si presentano, la gente si presenta con la maschera, ok? Quindi le situazioni, se avete intenzione di lanciarvi in delle relazioni, valutate bene chi vi si paventa, quindi datevi anche il tempo di vedere chi è, non vi pronunciate prima che Mercurio sia tornato diretto il 4 ottobre, poi il 10, addirittura il 10 ottobre, ve lo spoilero, tornerà in bilancia, quindi forse sarà il momento, no? Per iniziare a chiarire, a pronunciarsi un po' di più, a esporsi un po' di più. Adesso, come dire, è il momento di accogliere quello che vi piace, perché sembra veramente la stagione dei piaceri, però poi dovrete prendere una decisione, perché dicevo, o comunque dovrete fare delle scremature, un po' perché quando ci sono le opposizioni di Giove a Venere, insomma, le persone non sono stabili, non sono sincere, insomma, la situazione non è così, è labile. È aleatoria. E poi perché ci sono se voi approfittate, no, e mantenete, insomma, se mantenete il piede in più staffe, è probabile che non abbiate più neanche il tempo, cioè che la situazione è talmente incerta che non tutti saranno, come dire, in attesa saranno ad attendere i vostri comodi, no? E comunque il vostro sfarfalleggiare. D'altra parte, questa è una sorta di crash test, perché Saturno, il signore della maturità, il grande maestro, vi sta chiedendo proprio crescita, responsabilità, maturazione, sganciarsi dal karma familiare, evoluzione e crescita. Voi a marzo 2023 non sarete più gli stessi, non sarete più quelli che eravate fino al 10 marzo del 2020. Molti di voi in questi
In questi 2 anni, 2 anni e mezzo, hanno preso delle decisioni importanti, hanno maturato proprio una coscienza diversa, un atteggiamento diverso nel lavoro, nella famiglia, proprio nella vita, e la crescita durerà fino a marzo 2023, e poi a marzo 2023 ci sarà il momento delle scelte. A livello lavorativo, visto che, ripeto, questa settimana fino al 23 ottobre avrete una bella stagione degli amori nei quali fare delle scelte congrue. Se siete felicemente in coppia, beh, ragazzi, è un periodo molto bello da dedicare all'amore, proprio godetevelo, all'amore, ai piaceri, ai divertimenti, ai figli, agli affetti, alle vacanze, ragazzi, anche al divertimento. Questa sembra una stagione perfetta, ok? Quindi sembra una bolla perfetta che dovete avere. Nel frattempo, però, siccome dentro di voi questo processo di maturazione avanza e è da preludio a dei cambiamenti lavorativi che vi si sono al momento probabilmente vi sono venuti in mente, perché il Gemelli, a discapito di quello che si dice, a discapito della sua natura aerea, poi non decide, non fa colpi di testa dall'oggi al domani, anzi, proprio per quella sua bipolarità rimane indeciso, fa un po' come la bilancia, sta lì per e poi rimane sempre lì. Però la primavera, forse anche la primavera del 2021, ma l'inizio del 2022, sono come se vi avessero aperto una finestra su nuovi lidi, su nuove possibilità, sulla voglia di essere altro, sulla voglia di avere nuove aspirazioni, come se aveste rivalutato degli obiettivi. Tanto più, che non è soltanto un discorso di Giove, è il fatto proprio che si sta chiudendo un ciclo lavorativo iniziato nel 2010. Ora, dal 28 ottobre, questa devo spoilerarvela, dal 28 ottobre al 20 dicembre si riapre, cioè, questo capitolo, cioè il cambiamento, il ciclo che si è aperto nel 2010 e che ufficialmente sembra essersi chiuso il 10 maggio 2023, vi rifà capolino. Quindi avete un'ulteriore possibilità di fare un cambiamento. Di fare un cambiamento e probabilmente sarete indecisi. Sarete indecisi fino a marzo 2023 e poi voi vedrete che da marzo 2023 inizieranno a crearsi i presupposti per cambiare veramente. Il tempo sarà quasi scaduto, proprio sarà il tempo, sarà Saturno che vi farà proprio cambiare, ragazzi, aspirazioni, lavoro, leadership. Se non si tratta di cambiamento, ma insomma sembra molto di sì, sembra una consacrazione, quindi ci sarà una promozione. Avrete notizia di ciò tra il 28 ottobre e il 20 dicembre 2022. Quindi ci sarà questa promozione, questo avanzamento di carriera, questo upgrade, però ragazzi, con Urano in Toro nel segno precedente al vostro, con il nodo nord, la voglia di cambiare, la voglia di rivoluzionare la vita, di uscire dal recinto, di mettere in discussione le convinzioni limitanti è tanta. E da maggio 2023, quando Giove raggiungerà Urano, lì potreste essere veramente dei torelli, cioè inizierete veramente a fare tipo il toro nella corrida che vede rosso, tutto quello che non vi va, tutto quello che appartiene al passato, che vi sta stretto, inizierete ad incornarlo e poi inizierà questo processo che nel 2024 con Giove in Gemelli, sì, lo so, devo fare la tabella di Giove in Toro e Giove in Gemelli, ve l'ho proposto, la farò in questi giorni, la farò nel fine settimana, poi comunque da maggio 2024, quando Giove sarà in Gemelli. Non ve lo dico proprio, lì la trasformazione, il cambiamento sboccerà in tutto il suo splendore. Con questo Mercurio retrogrado, dimenticavo di dirvi che dal 24-25 settembre fino al 10 ottobre ci sono delle novità riguardo agli immobili.
Sembrano novità burocratiche, novità riguardo agli immobili, riguardo anche a qualche familiare, magari a figli o fratelli, visto che si tratta di Mercurio, ok? Ci sono delle o vecchie questioni che si ripresentano o vecchie questioni che tendenzialmente cercano di risistemarsi e ne avrete, ripeto, fino al 10 ottobre. Poi dal 10 ottobre le cose dovrebbero essersi sistemate, in qualche modo dovrebbero essersi sistemate e quindi dal 10 ottobre poi al 23, fin quando il sole sarà in bilancia, che la bilancia è una vostra amica, godrete di una sorta di calma, Godrete di una sorta di questa stagione degli amori, ripeto. Poi dal 23, insomma, le cose si ricomplicano un pochino, ma ne riparleremo a tempo debito. Quindi mi raccomando, fate delle scelte oculate sentimentalmente, se siete già felicemente, stati già felicemente, come dire, baciati dalla sorte, vivete una relazione sentimentale piacevole e stabile, godetevela alla grande. Dedicatevi ai vostri affetti, questa veramente è la stagione dell'amore, della bellezza. Se potete, staccate, andate in vacanza, divertitevi, coccolatevi, concedetevi tante cose belle, perché poi ci sarà tanto da lavorare al lavoro. E dimenticavo, ci sono anche dei continuano i movimenti nell'entourage, quindi o state rivalutando delle amicizie, ritornano amici dal passato, o è un discorso di team, di classe, se siete degli studenti, di colleghi. C'è un rimestare anche lì, i cambiamenti continuano, continueranno per mesi. Ragazzi, i prossimi 6 mesi con Marte in Gemelli sono movimentati, questo è indubbio, però vi traghettano verso un futuro migliore, assolutamente migliore. Fatemi sapere come vanno le cose, un grande bacio e passiamo agli amici del Cancro e dell'ascendente Cancro. Cari amici del Cancro e cari amici con l'ascendente Cancro, questa settimana si inaugura, e la percepirete ancora di più, una svolta nel settore che più vi caratterizza e più probabilmente assorbe le vostre attenzioni e la vostra dedizione nella vita: la famiglia. La famiglia, i familiari, gli immobili, il luogo d'origine. Questa bella luna nuova in bilancia del 25, seguita poi dal 27 in bilancia, portano novità belle, abbellimenti. Certo, non potrete pensare solo per voi, forse dovrete essere felici per qualcun altro, o forse vi dovrete dedicare ad un progetto che, ripeto, è bellezza, amore. Quindi o la famiglia si allarga, sia nel vostro caso, se magari volete dei figli, sia se siete in no, anche un piccolo cucciolo potrebbe indicare qualcosa del genere, perché è sempre una new entry, tanta energia positiva ed è tanto amore. Potreste conoscere qualcuno, no, con cui fare famiglia. Potreste iniziare a fare progetti o queste belle novità possono riguardare anche un familiare. Una cosa non esclude l'altra e potrete essere questa cosa, diciamo, la novità familiare potrebbe riflettersi anche sugli immobili, quindi abbellimenti, ristrutturazioni, ma anche traslochi. Magari in una casa più bella, più capiente, trasloco, quindi comunque vi scomoderete, però per qualcosa di bello. Ripeto, traslochi, vendite, acquisti, ristrutturazioni, trasferimenti più o meno lunghi, più o meno lunghi, però insomma. La famiglia è interessante. Se siete lontani da casa, potreste tornare per un viaggio in famiglia o qualche bel evento, magari un anniversario, 50 anni di matrimonio, no? Cose belle possono avvenire in famiglia, oltre a, ripeto, a un matrimonio anche vostro, perché comunque la quarta casa indica un po' tutti, no? Un po' tutti i componenti, sia voi che chi è nel vostro cuore, sia le persone con cui siete legate da affetti. E altra cosa, se invece siete a casa, questo potrebbe indicare un breve excursus da qualche parte, quindi qualcosa, una vacanza, forse magari un viaggio, un trasferimento che volevate fare da tempo, perché Mercurio retrogrado nell'amico segno della Vergine questa settimana vi sposta. Vi spinge anche a compiere dei viaggi, non solo vostri, ci sono viaggi non solo vostri, ma anche riguardanti figli e fratelli.
o un figlio o un fratello, una cosa non esclude l'altra, magari tutti e due potrebbero tornare in un posto dove sono già stati o comunque potrebbero fare un viaggio, no? O ottenere un trasferimento, una domanda, una risposta a una domanda che avevano fatto da tempo e che appunto attendevano perché Mercurio è retrogrado. Prima vi avevo lanciato una sfida, avevo detto se state facendo un trasferimento potrebbe essere più o medio lungo. Perché? Perché comunque, cari Cancro e ascendente Cancro, siete sollecitati da grandi novità anche lavorative. Quindi fino a maggio 2022 il cielo per voi dovrebbe essere instabile. Allora, siccome me lo state chiedendo in diversi, volevo dare dei distinguo. Quando unisco Cancro e ascendente Cancro nelle previsioni, come questo vale per tutti i segni, no? Nei quali li assemblo, è perché noi siamo fatti da più energie, quindi spesso mi dite quale devo ascoltare dei due. Se conoscete il vostro tema natale, ragazzi, se lo sapete leggere, saprete che se all'ascendente, per esempio, prendiamo il caso dell'ascendente Cancro, se in un ascendente Cancro avete più pianeti nel segno del Cancro, quindi la prima casa affollata, viene da sé che comanda l'ascendente, soprattutto quando ci sono dei transiti importanti. E quindi, quando una persona dice non mi ritrovo nell'oroscopo, forse sta semplicemente ascoltando il segno sbagliato. Questo ovviamente prevede una conoscenza dell'oroscopo. Quindi io vi metto entrambe le letture, poi mi affido, no, al vostro buonsenso e se ascoltate l'oroscopo e vedete che non vi state ritrovando, il consiglio è di andare ad ascoltare quello dell'altro segno. A meno che non siate Cancro ascendente Cancro, se siete del Cancro e non vi ritrovate in questo oroscopo, probabilmente stanno facendo leva altri segni zodiacali. Perché? Semplicemente, ragazzi, perché sono più interessati rispetto al Cancro dai transiti planetari. Se siete un Cancro con il solo Sole in Cancro e avete un ascendente Acquario, vi consiglio di concentrarvi sull'Acquario. Poi vabbè, nel vostro caso è anche importante il segno in cui cade la Luna, però questo prevede una conoscenza del tema natale. Quindi fatemi sapere se questa spiegazione no, vi chiarisce le domande che fate. Comunque, in linea di massima, noi siamo fatti da più energie, per questo c'è un settore che va meglio, un settore che va meno bene, perché dipende dai transiti ed è per questo che vi offrivo questa doppia lettura. Fatemi sapere se volete continuare ad averla o se la ritenete fuorviante. In entrambi i casi, comunque, Cancro e ascendente Cancro sono predisposti a delle novità. Giove in Ariete sta chiudendo un ciclo legato alle aspirazioni, alla carriera, al lavoro che è iniziato nel 2011. Il ciclo sarà completamente chiuso a maggio 2023 e quindi ragazzi aspettatevi che le cose non siano ancora completamente definite. Quindi se vi è stata fatta una proposta, se avete dei contratti a tempo determinato, non vi preoccupate perché avrete dei transiti prossimamente, sì di cambiamento, ma talmente favorevoli da trovare quello che sarà meglio per voi. È vero che non siete particolarmente amanti dei cambiamenti, e che magari vi legate ai luoghi e alle case, però ci sono dei periodi nella vita in cui il cambiamento è di vitale importanza. Quindi, novità lavorative, se in questo momento con Mercurio retrogrado opposto, non avete delle risposte chiare, non avete, ci sono delle notizie fuorvianti, c'è indecisione, ci sono ambivalenze, non arrivano risposte. Ragazzi, tenete duro perché già questa settimana, e comunque entro il 10 ottobre, ve lo spoilero, dovrete avere delle risposte, positive per iniziare a risolvere. Se così non fosse, se non dovessero arrivare entro il 10 ottobre le risposte che cercate, sappiate che le cose si inizieranno a mettere ancora meglio dal 23 ottobre, ok? Ve lo spoilero perché so che insomma il Cancro ha bisogno di risposte ultimamente, ha bisogno di evolvere. Voi comunque siete in un processo evolutivo importante, ne uscirete completamente nel marzo del 2023, quindi ragazzi, anche se ci sono cambiamenti, sballottamenti, entrate, uscite, anche di persone, no, nella vostra vita, anche se vi sembra un periodo confuso, sappiate che
Nella vita, per fare un upgrade, per salire di livello, per migliorare, bisogna spa fare spazio al nuovo, per far spazio al nuovo buttando, lasciando indietro nel passato e concludendo e salutando il vecchio. Quindi, dedicatevi alla casa, dedicatevi alle radici, dedicatevi agli affetti, coccolatevi, è un mese tutto sommato autunnale e pantofolaio, prendetevi i vostri tempi, avete delle energie da integrare, ma sappiate che arriveranno tante buone notizie, quindi da partire da questa settimana. Quindi un grande in bocca al lupo, fatemi sapere come vanno le cose e passiamo agli amici del leone e dell'ascendente leone. Cari amici del leone, cari amici con l'ascendente leone, questa settimana i pianeti in bilancia, vostri grandi amici, vi inclinano a belle notizie, a situazioni di chiarimento con fratelli, amici, cugini, nuovi incontri, nuove opportunità, risposte molto interessanti a livello burocratico e anche lavorativo. Ci sono dei leone e degli ascendente leone che probabilmente stanno firmando dei contratti importanti anche lavorativi e avrete presto delle nuove fonti di introito e di denaro, quindi settimana movimentata lavorativamente parlando, però diciamoci la verità, è anche una bellissima settimana dal punto di vista degli incontri sentimentali, la fortuna vi assiste, c'è tanta voglia di amarsi, c'è tanta voglia di essere amati, c'è tanta voglia di piacere, di sedurre, e c'è anche tanta voglia di concedersi degli spostamenti di piacere, quindi prendere contatti con realtà, magari vacanziere, fare dei viaggi, pensare all'estetica. Questo è un momento di grande miglioramento. C'è ancora Mercurio retrogrado, quindi informatevi, sentite come vanno le cose, concentratevi sicuramente più sulle cose del passato da sistemare. Poi dal 4 ottobre, quindi dalla prossima settimana, Mercurio tornerà diretto e quindi magari no, potrete cominciare a dare le comunicazioni, le risposte, ad accettare gli inviti che vi sono arrivati in questa settimana. Se con tutti questi pianeti in bilancia avete, per esempio, incontrato, no, dei corteggiatori, avete molto riscontro, piacete molto, siete pieni di fascino in questo periodo, no? E quindi siete cercati. Allora, datevi il tempo di conoscere le persone, di vedere come si comportano, perché avete Saturno opposto, quindi c'è una grande selezione in atto, ma ci sono anche dei grandi giochi del destino in atto. Segno che con l'opposizione di Saturno, di solito, se nella vita siamo liberi, sia sentimentalmente parlando che lavorativamente parlando, si stanno compiendo, e avete tempo fino a marzo 2023, grandi giochi, nel senso, stanno per avvenire cose importanti, quindi incontri del destino, persone importanti, lavori importanti, occasioni importanti. E per importanti intendo cose che non durano un mese, 2 mesi, cose che lasciano il segno, svolte, cambiamenti, cose che ricorderete nella vita, no? Adesso si sta da marzo 2020 al 2023, nelle vostre vite si sta chiudendo un ciclo immenso, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con gli altri, il rapporto lavorativo iniziato nel biennio 92-94, e se ne apre un altro di nuove consapevolezze, ok? Quindi il consiglio di Saturno, quando abbiamo Saturno angolare, è sempre quello di selezionare al massimo le proposte che ci vengono date, e soprattutto quando c'è Mercurio retrogrado, se proprio in questi giorni dovreste ricevere delle proposte che vi colgono di sorpresa o fare degli incontri, ove possibile, prendete del tempo, riservatevi del tempo per pensare e pronunciatevi, iniziate a pronunciarvi dal 4-5 ottobre, ok? Anche perché siete veramente predisposti a grandi contatti, a grande movimento, insomma, tutti vi cercano e voi sapete che quando si va molto velocemente, no? Quando si va a 100 all'ora, quando succedono tantissime cose e abbiamo più
più interlocutori, si esce dalla centratura, no? Magari dimentichiamo di ascoltare quella vocina e ci facciamo un po' prendere la mano, soprattutto se veniamo da un periodo di grande stanchezza, di grande solitudine, no? E quindi magari tutte queste, questo canto delle sirene, ci lusinga, ma ci distrae anche da quelle che sono forse le cose più importanti e il cammino. In queste settimane state anche risolvendo delle questioni ereditarie, burocratiche, state facendo conti, aspettative. Da questo punto di vista ci sarà un periodo tra il 28 ottobre e il 20 dicembre nel quale dovrete rimettere parte a questioni ereditarie o comunque questioni legate, come dire, al karma della famiglia, proprio all'eredità in generale, e per riaffrontare qualcosa e chiudere definitivamente in questo senso una partita iniziata nel 2010 o forse nel 98 o forse nell'86 o nell'84. Devo mettere, vi ricordo che potete trovare sulla pagina Instagram, soprattutto sono più visibili, ma anche nei post di Facebook, i cicli di Giove in Pesci. Al lavoro state rivalutando molte cose alla luce degli avvenimenti che sono accaduti tra luglio e agosto e ci sono assolutamente delle novità. Qualcuno di voi forse vuole fare un cambiamento, come dicevo prima, come mi stavo riallacciando prima, siete aperti a firme importanti, quindi entro marzo 2023 dovrebbe accadere, insomma, che chi vuole cambiare, quei leoni, quell'ascendente leone che vogliono cambiare, possono trovare collaborazioni nuove, contratti nuovi, quindi il lavoro è sottoposto a revisioni e comunque i cambiamenti che state ancora portando, vi ricordo che non sono definitivi. State seminando un campo che sboccerà a partire dalla prossima primavera, quindi bisogna anche avere pazienza. Però, ragazzi, è vero che con Saturno opposto le cose negli ultimi anni si sono fatte un po' impegnative e pesanti, però chi ha saputo cogliere, accettare le sfide senza tirarsi indietro, chi non si è spaventato, ha fatto dei grandissimi miglioramenti, ha avuto una grandissima crescita e il cambiamento non è ancora finito perché Saturno premia chi si dà da fare. Volevo rispondere a tutte le volevo cogliere o dedicare gli ultimi minuti dell'oroscopo a specificare la differenza dell'oroscopo tra il Sole e il Leone e l'ascendente Leone, perché qualcuno continua a dirmi, a scrivermi, non so quale devo ascoltare. Allora, ragazzi, innanzitutto, anche se può essere fuorviante, l'oroscopo andrebbe ascoltato sia del segno zodiacale che dell'ascendente perché noi siamo fatti di più energie e quindi abbiamo dei settori che vanno meglio e dei settori che vanno peggio e dipende dai transiti. Ovviamente il sole e l'ascendente sono fra le energie più trainanti. Quando non vi ritrovate per esempio, nell'oroscopo del Leone, che sia Sole o Ascendente, andate ad ascoltare il segno solare perché probabilmente avete maggiori transiti e quindi l'energia si fa sentire di più sul segno solare. Questo è il distinguo da apportare, no? Tecnicamente andrebbero integrati, quindi soppesate quello che vi viene detto. Al fine di farvi fare questo lavoro, cercherò di rendere ancora più corto, un po' più corto la previsione segno per segno, di modo che i concetti di base non vengano eccessivamente divulgati, no? Allungati e quindi vi rimane il senso, ok? Se siete ascendente leone, avete sicuramente dei transiti legati alle firme, ai contratti, alle separazioni o ai matrimoni in maniera più concentrata rispetto al sole e leone, che invece probabilmente ha avuto della stanchezza e dei rallentamenti dovuti però a una questione anche personale. In entrambi i casi si sta concludendo o si è conclusa già
una fase molto importante della vostra vita e vi state per lanciare nel futuro. Fatemi sapere se questo distinguo vi è più comodo, comunque cerco di contenere la durata del video in modo che voi possiate ascoltare entrambi, perché il peso di un segno o dell'altro, cioè del segno solare o del segno ascendente, dipendono dai transiti che avete. Quindi in base a questo dovreste ascoltarli. Spero di essere stata chiara e fatemi sapere nei commenti, insomma, che cosa ne pensate. Passiamo agli amici della Vergine e dell'ascendente Vergine. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, questa settimana avete Mercurio, il vostro governatore, che ritorna nel vostro segno zodiacale, quindi ci sono, sia per il Sole sia per l'ascendente, vale in egual modo, in egual misura, ci sono dei ritorni, delle notizie, degli incontri, delle personalità legate al passato e questo potrebbe essere sia di natura sentimentale che legato a dei piaceri, a delle passioni artistiche. Perché Mercurio retrogrado si incrocia con la Luna nuova in Bilancia, ragazzi, e poi sarà seguito da Venere. Quindi vi spoilero che avete il vostro governatore, no? Mercurio di ritorno fino al 10 nel vostro segno, quindi è la giusta e perfetta occasione per sistemare cose che non vanno, per prendere delle decisioni riguardo a dei cambiamenti che molto probabilmente dovete prendere, ragazzi, però non comunicate, no? Non fate comunicazioni ufficiali prima, possibilmente del 4 ottobre, perché Mercurio è retrogrado, quindi quando c'è la retrogradazione di Mercurio è sempre meglio risolvere prima le cose del passato, sistemare, decidere, concludere, appurare e poi, quando Mercurio torna diretto, pensare al futuro. Nel vostro caso, essendo voi i principali testimoni di Mercurio, ne risentirete sicuramente molto di più. E che cosa sta accadendo? Ci sono varie situazioni. C'è qualcuno di voi, se aveva una frequentazione, ragazzi, non dei matrimoni, una frequentazione occasionale potrebbe concluderla oppure potrebbe mettersi in stand-by perché siete predisposti a nuovi incontri, ci sono delle novità sentimentali e potreste legarvi ad una persona. Non è detto che sia una persona nuova, potrebbe essere una persona già conosciuta in precedenza, però è un momento abbastanza incerto per i sentimenti. Valutate, vivete questo mese di ottobre, che sarà pieno di pianeti in bilancia, quindi pieno di sentimenti, di amore, di amore anche per ritorna anche una passione che non è soltanto legata ad una persona, ma se avete una passione artistica, una passione estetica, qualcosa che vi rende felici, fatelo, concedetevelo perché è proprio ottobre, è un momento chicca, proprio per le coccole, per volersi bene. Per i sentimenti, ragazzi, ma anche per le proposte di lavoro, ci saranno delle novità che dovrebbero dare grossi, come dire, ragazzi, grossi effetti, quindi un cambiamento effettivo a partire dal 28 ottobre. Quindi, se è una nuova relazione o un ritorno di fiamma, datevi questo mese così per viverlo interiormente, per ascoltare i vostri sentimenti, perché poi l'esito, no? L'ufficialità, la manifestazione reale di quello che il potenziale di questa storia, di questa nuova frequentazione, si svilupperà tra novembre e dicembre. Stessa cosa se ricevete delle proposte di lavoro, ora a parte Mercurio retrogrado, insomma, se avete il tempo di valutarle, vedrete che tra novembre e dicembre si svilupperà il potenziale, cioè si vedrà se andate bene in quel posto o se bisognerà cercare ancora. Siete in fase di revisione totale, siete fra i segni più in fase di revisione totale. Vi ricordo che l'anno prossimo Saturno entrerà in opposizione, quindi vi chiederà di fare delle scelte importanti e quello che potete fare adesso per andare verso un 2023 che non preveda grandi scossoni, ragazzi, è ascoltare i vostri istinti e le vostre emozioni. Questa è
Questo sarà il paracadute per il biennio 2023-2024, quando avrete Saturno in opposizione dal segno dei pesci, perché il segno della Vergine è solitamente molto razionale, molto critico anche e soprattutto con se stesso, no? E quindi tende a reprimere se non ad ignorare le emozioni. Tutto quello che noi ignoriamo, ragazzi, da qualche altra parte cresce e diventa più grande. Quindi, se avete un umore basso, se avete tristezze, se avete delle cose legate alla sfera emotiva, iniziate a farvi a lavorarci adesso, a farvi aiutare adesso, di modo che quando Saturno arriverà in quel settore, avrà poco da portare a galla, ok? Quindi questa, siccome molti me lo hanno chiesto, cercate di non ignorare neanche le vostre sensazioni. Avrete un ritorno molto importante tra novembre e dicembre di Giove in Pesci, che vi porterà un preludio di quello che vi potrebbe poi consegnare in maniera fissa il 2023 con Saturno. Quindi c'è la fortuna di avere Giove l'anno prima, che vi fa vedere le problematiche da affrontare assolutamente prima che arrivi Saturno, perché un accenno di un problema adesso, se noi lo trascuriamo, poi con Saturno potrebbe creare, no, delle cose che magari diventano più impegnative. Avete già avuto Giove opposto da Capodanno fino all'11 maggio, quindi le situazioni che sono emerse in quel periodo potrebbero già farvi capire su che cosa lavorare. Novembre e dicembre servono per fare il punto della situazione e quindi per concentrarvi e capire dove mettere le mani, però non perdete di vista la vostra emotività. Connettetevi, Saturno in Pesci sarà un transito molto importante perché vi dirà di connettervi al vostro cuore, ok? Quindi voi cominciate ad ascoltarlo adesso, altrimenti poi arriveranno delle situazioni che vi obbligheranno in una maniera che magari voi non avevate preventivato e che vi potrebbe essere scomoda. Per tutte le persone sole, sappiate che Saturno al discendente, e questo vale esclusivamente, principalmente, più che esclusivamente per l'ascendente Vergine, l'anno prossimo con Saturno al discendente, sia 2023 che 2024, potreste convolare a giuste nozze, oppure potrete avere un contratto a tempo indeterminato, potrete incontrare magari a quel tempo, se siete giovani, la persona che un giorno diventerà vostra moglie o vostro marito, quindi o potreste fare degli acquisti o delle vendite molto importanti. Potrebbe essere l'anno del mutuo, l'anno in cui finalmente lo chiudete, lo iniziate, vi sbarazzate finalmente di qualcosa che non vi piaceva, magari con un po' di fatica, oppure riuscite finalmente a comprare quella casa che vi piaceva. Soprattutto per l'ascendente Vergine sarà un tempo molto importante, di esiti importanti, quindi affinché Saturno non vi imponga di, poi in maniera che ne so, magari molto severa, di fare delle scelte, oppure di mettere ordine, perché comunque Saturno è severo e chiede sempre rigore, serietà, rettitudine e rispetto delle regole, iniziate a lavorarci adesso, ok? Quindi questa settimana è una di quelle settimane con Mercurio retrogrado dove avrete sul piatto della bilancia tutta una serie di cose su cui lavorare, anche proprio per aggiustare il tiro e per raddrizzarvi. Se avete delle frequentazioni con persone evanescenti, visto che avete Nettuno opposto da diverso tempo, ragazzi, questa settimana e la prossima sono molto utili per farsi due conti e per vedere se quella persona, se potete contare su quella persona o se è proprio il momento di non di lasciarla andare. Sembrano essere le prossime due, questa è la prossima, 2 settimane di esito, di decisioni importanti e di applicazione delle regole, soprattutto per chi non le rispetta e per chi non c'è. L'estero continua a chiamarvi, ragazzi, o in lontano o il ritorno agli studi e alla conoscenza di nuove discipline, ma il senso è che
con Urano retrogrado congiunto al nodo nord, dovete uscire da una zona di comfort proprio a livello culturale e psicologico, aprire recinto e aprirvi a nuove conoscenze. Quindi fatemi sapere come vanno le cose. Questo è il mese è finito il mese del vostro compleanno, quindi probabilmente avrete già avuto quegli avvenimenti 10 giorni prima e 10 giorni dopo il compleanno che indicano il trend. Se volete raccontarmeli nei commenti, insomma, avrò, se riesco ad analizzarli, avrò il tempo di analizzarli. Un grande in bocca al lupo per le vostre decisioni e passiamo agli amici della bilancia e dell'ascendente bilancia. Cari amici della bilancia, cari amici con l'ascendente bilancia, innanzitutto un buon compleanno, siamo nel mese, no, del vostro compleanno, siamo nel mese della bilancia e soprattutto buona luna nuova nel segno, buon ingresso di Venere nel segno. Sole, luna e Venere questa settimana dettano il trend di una rinascita. Ragazzi, la luna nuova lo dice già il nome stesso, no? È un avvenimento, come dire, cardine, è un rinnovamento, ok? È una svolta, è proprio girare le pagine di un libro e ricominciare. Con il sole congiunto alla luna, come insomma sempre avviene ogni mese, ma anche la Venere, le stelle ci dicono che si rinasce, ripartite da voi stessi, ripartite dall'amore per voi stessi, ripartite dall'amore, dall'arte, dalla bellezza, dalla fortuna e dalle cose belle. Il cielo è veramente bello. Lo so che avete questa dissonanza di Giove che vi preoccupa perché, soprattutto la bilancia, ragazzi, perché l'ascendente bilancia, io ve lo ripeto sempre, è favorito fondamentalmente da questa cosa. Adesso lo rispiego per chi capitasse per la prima volta, su questo canale, soprattutto per chi anche se ne dimentica. Allora, ragazzi, per quanto riguarda l'ascendente bilancia, con Giove al discendente, di transito al discendente, che ovviamente andando in retrogradazione può passare sia nella sesta che nella settima, ci dice che quest'anno fino a maggio 2021 ci saranno dei cambiamenti, probabilmente lavorativi o, perché una cosa non esclude l'altra, perché quando si deve rinascere si rinasce a 360 gradi, anche sentimentali. Il settore delle relazioni e dei contratti lavorativi è molto attenzionato, c'è Giove, quindi il pianeta della fortuna, dell'espansione, ed è un Giove in Ariete che indica una ripartenza ex novo. Quindi non tutti, ma chi vuole cambiare entro maggio 2023 cambierà. Cambierà relazione, cambierà contratto di lavoro. Cambierà tutto quello che riguarda anche le firme. Potreste sposarvi, potreste chiudere un matrimonio che non va più bene, potreste fare una società, potreste avere una grande fortuna nei contratti, nelle questioni legali, potreste fare un acquisto importante. Potreste estinguere un mutuo. Ragazzi, per l'ascendente bilancia nello specifico è il transito di Giove, non è così confondente come per il Sole, che adesso andiamo a vedere. Vi ricordo sempre che c'è Mercurio retrogrado. Avete avuto Mercurio retrogrado nel segno, adesso dal 24 è entrato nel segno della Vergine, quindi siete in fase di rielaborazione inconscia. Questo vale per entrambi. Aspettate il 4 ottobre, se potete, per debuttare con nuove idee. Ok, ormai ci siamo quasi, quindi se siete riusciti a sfangarla fino ad ora, insomma, voglio dire, è probabile che ce la si faccia anche adesso, ad arrivare al 4 ottobre. Per la bilancia, invece, segno solare, e questo vale anche per la luna, perché i luminari, luminare diurno, il sole, luminare notturno, la luna, sono da questo punto di vista si equivalgono e poi rappresentano proprio il fulcro della nostra, come dire, della nostra individualità. Ragazzi, per voi la luna e il sole in bilancia opposti a Giove
portano una grande voglia di avere colpi di testa, una grande esuberanza, viene meno quella conciliazione, quella volontà di armonia. Siete abbastanza impetuosi, più impetuosi del solito, forse fuori dalle righe, forse anche irascibili, forse c'è anche una dose di provocazione, avete voglia di mandare tutto all'aria, di osare, di acciuffare nel vero senso della parola quelle occasioni che sembrano irripetibili, insomma c'è la tendenza, forse il rischio a fare dei colpi di testa. Questo accadrà fino al 28 ottobre. Il 28 Giove entra nel segno dei pesci, quindi si sospende temporaneamente questa irruenza, però poi il 20 dicembre Giove ritorna nel segno dell'Ariete e fino a maggio si riproporrà con rinnovata esuberanza quello che state vivendo adesso e che state vivendo dall'11 maggio, quindi dall'11 maggio al 28 ottobre, esuberanza, colpi di testa, irascibilità, anche un grande egocentrismo, voi che riuscite ad essere sempre così concilianti. Se potete, il consiglio delle stelle è di contenere questa esuberanza, questi colpi di testa, perché sono frutto di misunderstanding, di errori di valutazione, di cattivi consigli, di fraintendimenti, di cose che la verità non avete la verità a portata di mano, non avete la visione completa delle cose, perché Giove opposto è proprio la mancanza di lucidità, ma anche ragazzi, la mancanza di grazia di Dio e di armonia. È come se Giove facesse venire fuori il vostro lato ombra, le vostre paure, la vostra rabbia repressa e quindi siete fuori un po' fuori controllo. Gli anni in cui c'è Giove opposto, quindi 2022, 2011, 1999, se non sbaglio 87, trovate i ritorni di cicli di Giove in Ariete sulla pagina Instagram e Facebook di Stars and the City e qui nei post di Facebook. Se avete bisogno ve li rimetto, sono gli anni in cui forse avete preso le più grandi cantonate della vostra vita. Non riguarda solo voi, chiunque di noi quando ha Giove opposto prende delle grandi cantonate, perché emerge proprio il nostro lato ombra e dunque tutto l'irrisolto, cioè tutto quello che noi abbiamo buttato alle nostre spalle pensando che lo avrebbe risolto il tempo e invece si ripresenta a volte con gli interessi. Quindi, per i prossimi, adesso si chiude un ciclo iniziato nel 2011, se ne apre un altro decisamente più costruttivo, più positivo, che durerà altri 12 anni. Il consiglio per voi e per tutti i segni è quello di lavorare su di sé, illuminare le proprie zone d'ombra di modo che non possano prendere il sopravvento su di noi quando poi ci sono dei transiti dissonanti, perché il transito dissonante fa quello. Quindi, se vi venisse in mente di licenziarvi, soprattutto voi che siete bilancia, sole in bilancia e luna in bilancia, licenziarvi, lasciare il partner, intraprendere una storia sentimentale che per carità, se siete single, però con Giove opposto, accertatevi prima che la persona sia onesta, sincera e leale. Perché spesso la trasgressione con Giove opposto è proprio quella di andarsi ad infilare in situazioni complicatissime con gente plurimpegnata o con gente comunque losca, non sincera, problematica, che poi potrebbero essere pesanti, non facilissime da concludere e o da risolvere. Quindi attenti quando adesso, fino al 28 ottobre, dal 20 dicembre fino all'11 maggio, attenti a prendere grandissime decisioni. Questo tecnicamente non dovrebbe essere l'anno delle scelte importanti. Siate zen, accettate quello che arriva dall'esterno, se non dipende da voi, quindi quello che si muove al vostro esterno, un giorno gli darete, se anche adesso non vi piace, un giorno gli darete una visione più saggia, forse. Vi auguro di avere come dire, un barlume di lucidità e lungimiranza riacquisiti tra il 28 ottobre e il 20 dicembre con la retrogradazione di Giove. Quindi godetevi la vita con quello che avete tecnicamente, senza cedere ai colpi di testa.
E se proprio volete fare qualcosa, dopo il 4 ottobre, quindi con Mercurio diretto, cercate di sentite tante campane e cercate di connettervi al vostro cuore perché lì si cela la verità. I fraintendimenti, i cattivi consigli appartengono al mentale. Giove opposto crea problemi alla razionalità. Non certo al cuore, proprio è un disequilibrio tra razionalità e istinti. Ragazzi, la pace del cuore è un'altra cosa. Se riuscite ad essere connessi con voi stessi e con la vostra serenità, non dovrebbero esserci grandissimi, problemi. E quindi, con luna nuova, sole, Venere in bilancia, potreste anche essere oggetto di grandi corteggiamenti, grandi tentazioni, voglia di piacere, piacersi, come dire, di concedersi una buffata sentimentale, ma il consiglio delle stelle è di avere misura, di misurarvi esattamente con la misura. Questo mese, questa settimana soprattutto, è un esercizio di stile nel mantenere l'equilibrio, l'armonia e la bellezza nonostante questi grandissimi tumulti interiori. Un'altra buona notizia per l'amore: sappiate che per tutti quei bilancia e anche ascendente bilancia che hanno avuto dei dispiaceri sentimentali, che hanno visto l'amore vivere un momento di gelo, anche dei rapporti di coppia molto lunghi, entrare in crisi, congelarsi, ragazzi. A metà ottobre, non ci siamo ancora, ma mancano un paio di settimane. Saturno, responsabile di questa freddezza sentimentale, di questa estraneità del cuore, tornerà diretto, farà trigono a Marte e quindi vi porterà una nuova ventata di serenità. Questo è il tempo di riscoprire l'amore per se stessi e se avete una relazione di coppia che è salvabile anche per il partner. Quindi momento di grande amore, compleanno di grande amore, le stelle, anche se la tentazione è forte, consigliano di non uscire adesso dalle situazioni ufficiali. Quindi ragazzi, mi raccomando, fate un buon compleanno, siate nell'armonia, nella bellezza, nell'amore e ascoltate il cuore, ma non la mente e non gli istinti bassi. Un grande bacio, buon compleanno e passiamo agli amici dello Scorpione e dell'ascendente Scorpione. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, questa settimana con la luna nuova in bilancia e l'ingresso di Venere nel segno della bilancia, si creano delle strane, come dire, tensioni, uno strano senso di mancanza, di nostalgia sentimentale e magari dei bilanci sull'amore, sulle relazioni, proprio sul quanto siete stati amati, su quanto avete amato, insomma, si fanno un po' all'ordine del giorno. Scorpione, ascendente Scorpione, da maggio hanno Giove in Ariete che sta portando una serie di nuovi inizi che forse sono stati un po' drastici, forse sono stati voluti da voi, forse si sono generati così in questa tarda primavera e adesso, in questa settimana, in questo mese, già da un po', forse con la fine dell'estate, con la fine del caldo, vi siete trovati a fare un po' un bilancio di queste nuove situazioni, ok? Vi siete trovati a fare un bilancio di queste nuove situazioni, forse dello stato di solitudine, di nuovo inizio, che forse è stato scelto da voi, forse non è stato scelto da voi, ma è stato provocato, e adesso si tratta di fare bilanci. Si tratta di fare bilanci e la nostalgia, probabilmente con l'autunno, la nostalgia di un amore si fa sentire. Allora, voi, per voi che avete iniziato una nuova situazione, diciamo di una nuova vita con voi stessi, da soli, liberi, da single, sentimentalmente parlando, è chiaro che siete in fase di rinascita. Posso dirvi, ragazzi, che dal 28 ottobre, ve la spoilero perché so che alcuni scorpioni sono in difficoltà, dal 28 ottobre
con il ritorno di Giove a favore per 2 mesi, avrete la possibilità tutte le decadi, scommettiamo ragazzi, guardate anche quelli di ottobre, anche gli scorpioni di ottobre, anche l'ascendente scorpione dei primi gradi, avranno la possibilità di fare nuovi incontri, di vedere sbocciare amori nei quali hanno riposto grandi speranze. Vi ricordo per tutti quelli che obietteranno che Giove, alla fine, Giove in pesce in terza decade non tocca tecnicamente i gradi dei segni d'acqua della prima decade. Io vi ricordo che quando un pianeta è alla fine di un segno, il colpo di coda è molto forte, cioè la sua energia è talmente forte che come uno tsunami investe tutte le decadi del segno. Quindi vi ricordo che voi tra il 28 ottobre e il 20 dicembre avrete la possibilità di vedere sbocciare un amore o di tornare un amore nel quale avete riposto molte speranze. In quelli invece, in tutti quegli scorpioni, ascendente scorpione invece, che vivono una situazione sentimentale non chiara o vivono una situazione clandestina con rapporti sentimentali clandestini. O voi siete nella coppia ufficiale, ma avete la sensazione che ci sia un terzo incomodo. Allora, ragazzi, le stelle in realtà consigliano l'amore per voi stessi e il rispetto per voi stessi. In ogni modo state rinascendo, voi vedrete una rinascita, insomma, è un parto che un travaglio che dura qualche mese, dovete arrivare al 2023, però voi vedrete che da fine ottobre avrete la possibilità di uscire, di rinascere anche voi, di avere delle nuove opportunità. Adesso con Mercurio retrogrado questa settimana a favore nell'amico segno della Vergine, se vivete una situazione sentimentale clandestina, potrebbe essere uno di quei buoni momenti per mettere i puntini sulle i, per rimettere ordine nella vostra vita e dedicarvi in maniera, come dire, più ordinata alle cose della vita e quindi aprirvi al nuovo, ok? Cioè non indugiate in situazioni che non possono darvi nulla, perché voi vi state preparando ad un fantastico trigono di Saturno, quindi le cose che non funzionano Saturno ve le toglierà comunque da marzo seccamente e nettamente. Quindi non sprecate, se potete, altro tempo, tanto più che, ripeto, se cercate di liberarvi da delle catene, anche da un ricordo, ragazzi, anche se la situazione non è ancora in essere, cioè se questa gabbia, se questo vincolo sentimentale è già finito con i transiti tumultuosi dell'estate che probabilmente non vi hanno risparmiato, forse il ricordo, la nostalgia, l'abitudine vi trattengono. Approfittate di questa luna nuova per fare proprio un atto di volontà, per amare voi stessi, per mettervi al primo posto e liberarvi di questo ricordo, cioè visualizzate proprio la luce che lo porta via, cercate fate qualsiasi cosa, ragazzi, con questa luna nuova è il momento di rinascere. Fate riti sciamanici, ragazzi, fate voti, fate quello che desiderate, fate quello in cui credete, purché sia nella luce, e cercate di liberarvi di questi vecchi ricordi che vi attanagliano, perché entro maggio 2023 rinascerete assolutamente a nuova vita e ci saranno delle new entry. Quindi anche persone che forse non avete capito essere importanti, incontrate quest'estate, potrebbero tornare successivamente. Quindi utilizzate Mercurio retrogrado, che nel vostro caso è particolarmente a favore, per sistemare le cose del passato, mettere ordine nelle questioni passate, affinché poi dal 4 ottobre con Mercurio diretto voi possiate avere nuovi lidi. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono probabilmente delle situazioni incerte, anche il lavoro sente il bisogno di essere cambiato, sente il bisogno di essere rinnovato, ha bisogno di nuove spinte. Queste sono giornate, soprattutto da quando Mercurio è diventato retrogrado l'11, sono giornate contorte, confuse, con fraintendimenti. Sono giornate agrodolci dal punto di vista del lavoro, probabilmente perché siete indecisi, avete delle vecchie nostalgie e non sapete bene cosa fare.
Ragazzi, se avete un lavoro in questo momento, io vi direi di conservarlo e di mantenerlo fino alle giornate del vostro compleanno. Quando, pensateci bene, quando il Sole entrerà nel segno dello Scorpione, nel regno di Marte, molto probabilmente riuscirete ad operare tutta tra il Sole in Scorpione, Giove in Trigono, probabilmente riuscirete a muovervi e a fare dei grandi cambiamenti, ok? Quindi questo è il momento di lavorare nell'interiorità. D'altra parte, il mese prima del mese del proprio compleanno è sempre un mese di bilancio perché si sta concludendo l'anno che abbiamo iniziato l'anno scorso e è una sorta di capodanno, no? E quindi c'è bisogno di fare un lavaggio, quindi se ci sono delle zone d'ombra, la presa di responsabilità, l'osservazione di sé e il mettere in ordine le proprie cose, ragazzi, cercate di stare sempre nella pace, anche se siete figli di Marte, cercate di fare le lotte giuste e con la serenità, no? Quindi cercate di lavorare sulla vostra vita e di guarire la vostra vita e le vostre emozioni soprattutto. Non guardate la roba degli altri, non cercate di estendere la competizione alla vita delle altre persone che non sono cosa che vi compete e vedrete che tutto tornerà perfettamente a posto. Quindi io vi mando un grande bacio, vi auguro tanta luce e passiamo agli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario. Cari amici del Sagittario e cari amici con l'ascendente Sagittario, questa settimana lo stellium di pianeti in bilancia vi fa fare pace col mondo, vi riporta armonia. Voi sapete che i pianeti in bilancia sono dei grandi amici del segno del Sagittario, riportano amore, riportano dolcezza, portano anche degli incontri molto positivi nel ramo delle amicizie. Se avevate una simpatia, una relazione con un collega, con qualcuno del team, con qualcuno che è in classe con voi, se siete degli studenti che incontravate all'università, beh, da questa settimana con la Luna nuova e Venere in bilancia, rifarete parte, farete incontri ravvicinati quantomeno del terzo tipo, nel senso che avrete la possibilità di rincontrarvi, di fare in classe insieme, di stare insieme con gli amici, quindi c'è un grande affiatamento. Anche con amicizie, senza magari coinvolgimenti sentimentali, anche se la via sembra quella, cioè quella del corteggiamento, del ritrovarsi con persone che ci piacciono molto, anche dal punto di vista delle amicizie, del team, dei colleghi, c'è un grande affiatamento, ci sono belle novità, non è un affiatamento normale, c'è una novità che porta affiatamento, che può essere l'uscita dal team di un elemento scomodo, o anche dal gruppo delle amicizie, oppure l'arrivo di una persona o più persone estremamente gradevoli, o l'attività da fare insieme agli amici o ai colleghi o al team che è estremamente piacevole. Cioè, se siete degli studenti, può venire fuori il fatto di fare un viaggio insieme, un viaggio studio, oppure lavorare ad un progetto creativo molto bello e da lì, oltre all'affiatamento e al progetto bello in sé, ci può scappare anche l'amore. Stessa cosa, insomma, per tutte le altre. Come dire, proprio per l'entourage, per i colleghi, è un momento veramente bello, è un momento veramente bello e per chi sta vivendo una passione iniziata a maggio, no? Con quel fuoco portato da Giove e Marte in Ariete. Beh, insomma, ragazzi, la tentazione di guardarvi intorno, no? E di iniziare qualcosa così scherzando, giocando, prendendola un po' alla leggera o essendo ingenui, no? Non vedendoci niente di male, quindi non calcolando i possibili e pericolosi sviluppi che questo potrebbe avere, insomma, si potrebbe aprire un bivio di interessi sentimentali, no? Che insomma, poi per i prossimi mesi, anche a causa di Marte opposto, potrebbe portare, come si dice, insomma, tutta una serie di tensioni nel rapporto di coppia che poi, ragazzi, sappiatelo già, sfoceranno in una decisione drastica a partire da marzo 2023. Io ve la spoilero perché il Sagittario, preso dall'entusiasmo
della novità, del corteggiamento, della competizione, del duello, se c'è un rivale, non si rende conto, poi insomma un po' ingenuamente, delle situazioni nelle quali si caccia, non si rende conto delle energie che vi riversa, di quanto ci perde, anche in termini di serenità, anche in termini di equilibrio, anche in termini di qualità della vita, perché poi si buttano nel duello, nel lagone, col rivale o con più rivali o con la tensione, insomma, con le buone, col dover dimostrare di essere bravi, leali, attenti, insomma, ragazzi, di competere, non si rendono conto del tempo che sprecano e della qualità della vita, che a volte si vanno un po' a incasinare. E quando arriverà Saturno quadrato, in dissonanza da marzo, ragazzi, Saturno è un severo maestro, severo ma giusto, non è che toglie a casaccio, però troverà il modo di farvi interrompere una diatriba, una competizione, soprattutto se essa se è fine a se stessa, ok? E quindi se non vi porta da nessuna parte, perché il Sagittario, segno che alle ottave più luminose, quindi nella consapevolezza più piena, viene per scoprire il mondo, per fare esperienza, per scoprire la cosa giusta, alle ottave più basse, cioè quando si perde in se stesso con le emozioni più basse, insomma, quando non è consapevole e lascia che quella grande impetuosità agisca su di lui senza dargli una direzione, perde il tempo a saltare da un casino all'altro, da una discussione all'altra, da un conflitto all'altro. È così, spesso è così. E quindi se non arriva Saturno a dire basta, ti levo questo giocattolo, ti levo quest'altro giocattolo, la cosa non, a volte non si risolve. Quindi sappiate che se non gestite bene le vostre, come dire, le vostre energie e le vostre scelte, lo farà la vita per voi. Però nel frattempo, insomma, vi complicate. Quindi siete predisposti a nuovi incontri, però molti di voi possono avere già una situazione molto interessante. Quindi cosa fare? Scegliete la cosa più concreta, scegliete la cosa più equilibrata, scegliete la cosa migliore per voi e non quella più complicata. Anche perché, insomma, con Marte opposto, con una posizione di Marte sfidante fino al 24 marzo 2023, ragazzi, di sfide, non soltanto quelle col partner, ne avete diverse. Siete abbastanza avventurosi, avete voglia di cambiare, ma forse siete anche polemici. E forse c'è qualcuno che vi sta rimandando questa cosa, magari non soltanto col partner, dicevo, ma nei rapporti in generale. Allora, uno fino a ottobre, fino al segno della bilancia, compiuto, quindi fino all'ultimo giorno, fino al 23 ottobre, questi concilianti e gioiosi pianeti in bilancia si mettono in mezzo all'opposizione Sole, Ascendente Sagittario e Marte in Gemelli e vi danno un ampio respiro, riescono ad armonizzare. Se non ci riuscite voi, arriva qualcuno che è conciliante e che riesce a fare da paciere fra le due parti, che vi aiuta a vedere le cose con una visione d'insieme senza cedere alla provocazione. Poi, questa ve la spoilero perché ce n'è bisogno, no? Nel caso aveste dei progetti, dal 28 ottobre al 20 dicembre ci sarà Giove in dissonante aspetto, perché Giove ritorna in pesci e potrebbe riportare delle tematiche legate alla famiglia e agli immobili. Che se siete già incasinati, se in questo mese non avete deposto le armi con un'altra situazione, ma insomma vi state creando vari fuochi, no? Di tensione, potrebbe poi spossarvi, perché tensione di là, tensione di qua, poi alla fine insomma una persona crolla. Quindi siate anche parsimoniosi con le vostre energie e siate oculati. Per tutte quelle persone che hanno una situazione legale in corso, una battaglia legale in corso, se si risolve entro marzo 2023 sarà assolutamente a vostro favore, altrimenti poi insomma inizia ad essere un po' mezzo e mezzo, ok? Comunque è sicuro e molto probabile che voi stiate facendo una battaglia o dichiarata a livello legale o pensate, siete indecisi, volete cambiare la volete cambiare partner,
Allora, ragazzi, per quanto riguarda i cambiamenti, se non si tratta di tentazioni create così dalla vita, no? Di cui stavamo parlando prima, bisogna valutare il contesto. Se vi trovate in una... Allora, ricordate che c'è Mercurio retrogrado, quindi fino al 4 ottobre è opportuno sistemare le cose del passato, ripensare, programmare e muoversi dopo il 4 ottobre. Se vi trovate in situazioni di infelicità sentimentale, allora ragazzi, il consiglio è di risolvere, cercare di uscire, se siete convinti, dalla situazione che non vi rende felici, perché nei giorni del vostro compleanno, con il ritorno di Giove in Ariete, potrebbe arrivare per voi una gioiosissima new entry, quindi c'è questa cosa. Per quanto riguarda il lavoro, dal 4 ottobre potete iniziare a, come dire, a confermare le vostre scelte, ma sarà soprattutto dal 10 ottobre che arriveranno grandi novità e possibilità di firma ed è scommesso. Quindi avete la doppia possibilità, sia sentimentale che lavorativa. Quindi un grande in bocca al lupo, non vi perdete dietro al caos, siate concreti, mi raccomando, e fatemi sapere nei commenti come vanno le cose. Un grande in bocca al lupo, un grande bacio e passiamo agli amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno. Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, questa settimana avete Mercurio a favore, Mercurio retrogrado a favore, molto molto utile per risolvere questioni burocratiche, questioni legali, questioni fiscali che provengono dal passato, che insomma legate al vostro passato e che erano rimaste in sospeso. E vi anticipo già che anche se il 4 ottobre Mercurio tornerà diretto e che quindi potrete iniziare ad organizzare anche il futuro, fino al 10, comunque al 10 ottobre, Mercurio sarà a favore per il Capricorno, formerà, vi ripeto, vi farà sistemare un sacco di cose, vi farà anche mettere in ordine in maniera costruttiva e positiva anche la mente, nel senso che se eravate confusi, se eravate indecisi su qualcosa, perché sono anche tempi di indecisione per il Capricorno, tra la casa e la carriera, tra le aspirazioni, insomma, il dovere o il luogo nativo, insomma, c'è questa ambivalenza e questa grande decisione. E quindi questo Mercurio fino al 10 ottobre sarà una panacea, sarà veramente una manna dal cielo per farvi trovare anche quell'intuizione, quell'occasione folgorante, quel consiglio giusto che vi aiuterà ad ordinare le cose, almeno temporaneamente, perché poi ovviamente voi risentirete positivamente del rientro di Giove in Pesci. Questo vale per tutte le decadi, ci tengo a precisarlo e poi me lo farete sapere se anche Capricorno di dicembre ne avranno giovamento, ma dal 28 ottobre al 20 dicembre la retrogradazione di Giove vi darà una sorta di indirizzo definitivo, risposta definitiva, sentenza definitiva, direzione, tutto sommato definitiva, ok? Quindi in questo marasma di cambiamenti tra novembre e dicembre ci sarà anche una sorta di grandissima chiarezza e di grande faro. Questa settimana, nello specifico, rimane questa grande ambivalenza tra la casa, il luogo d'origine, qualche necessità legata ai familiari, perché ci sono delle trasformazioni dall'11 maggio con il ritorno dopo 11 anni di Giove su un certo settore, un determinato settore del vostro tema natale. Si chiude un ciclo, ripeto, iniziato nel 2011 o nel 1999 probabilmente, e si riaprono questioni, si apre un ciclo molto più costruttivo rispetto all'ultimo, no? Perché l'ultimo quando riuscirete a confrontare il ciclo che parte adesso con quello che si è concluso,
magari fra qualche anno vi renderete conto della qualità migliore di questo ciclo. Fatto sta che forse il posto dove siete stati negli ultimi 11 anni, forse la casa nella quale avete vissuto, forse un familiare che negli ultimi 11 anni era andato via o era tornato, adesso insomma sta mettendo in discussione le cose come le state mettendo in discussione voi. Vi ricordo che questo sarà l'anno, il 2022 fino a maggio 2023, che voi ricorderete come il grande anno in cui le questioni immobiliari e familiari saranno cambiate. Quindi ripeto, o cambia il domicilio o cambia il numero, ragazzi, dei familiari, la casa si potrebbe, la famiglia si potrebbe allargare, o volendo, ragazzi, si potrebbe anche rimpicciolire perché magari qualche persona anziana manca o perché qualcuno va via, va all'estero, va lontano, perché c'è un grande legame con l'estero nel vostro tema natale quest'anno, ok? Quindi ci sono dei grandi cambiamenti, forse anche le proprietà immobiliari o lo stato di esse non rimarrà uguale. Questo fino a maggio 2023 c'è questo Giove in Ariete che trasforma e che inaugura una nuova fase di vita. E quindi già siete impegnati con delle questioni legate al luogo d'origine, forse volete tornarci o forse volete andare finalmente via, come magari avevate tentato prima del 2011. Fatto sta che c'è già questa grandissima spinta a guardare le vostre radici, a mettere in discussione, a riformare o a ritornarvi e nel contempo anche le aspirazioni personali e sembra non soltanto legate alla carriera, ma in questa settimana anche e soprattutto legate agli affetti. Vi tengono col fiato sospeso. La luna nuova in bilancia, congiunta al sole in bilancia, con la Venere il 27 che entra in bilancia, indica che tra le varie vostre aspirazioni, voi che siete grandi e ambiziosi, c'è quella di, come dire, raggiungere un amore valido, anche che dia prestigio, in termini di bellezza, di qualità della vita, di eleganza. E insomma, sembra che ci siano i presupposti, o comunque vi sembra che abbiate trovato, o che stiate per incontrare con questa luna nuova qualcosa di simile. Allora, ragazzi, innanzitutto con Mercurio retrogrado non vi, come dire, non cantate vittoria, non cantate vittoria prima del tempo. Aspettate il 4 ottobre per dichiararvi, per palesarvi, osservate l'andamento delle cose e soprattutto valutate, no? L'andamento delle cose in questo lungo processo di crescita che terminerà. In questo grande processo di semina di un nuovo campo, che è quello dell'amore, di nuove aspirazioni, che terminerà a maggio 2023. Soltanto lì, con l'ingresso di Giove in Toro, voi vedrete se quello che Urano, il nodo nord in Toro, vi stanno portando in termini di amore e di fortuna è destinato a sbocciare, ok? Quindi godetevi il viaggio e ovviamente cercate di trovare un equilibrio tra le aspirazioni, che ovviamente non sono tra le aspirazioni personali, e la famiglia o il luogo di origine, perché è probabile che le aspirazioni personali, non soltanto l'amore, vi portino lontano. Un bel Marte in Gemelli vi consente, anche se è uno sbattimento infinito e anche se il periodo è molto tumultuoso, un buon Marte in Gemelli vi consente e vi consentirà fino a marzo 2023 di barcamenarvi. Non avrete giornate tranquillissime, però ragazzi, riuscirete veramente a dare una botta a tutte e due le situazioni e a mantenerle in equilibrio. Quindi famiglia e lavoro, luogo, casa e aspirazione. Quindi ci sarà un gioco di equilibri, ci saranno ancora colpi di scena, ci saranno ancora new entry, quindi non cantate vittoria e non prendete decisioni immense ed importanti prima di maggio 2023. Vi ricordo sempre che c'è Mercurio retrogrado, quindi vi ricordo sempre di non debuttare, possibilmente di non mettere firme. Per quanto riguarda firme, contratti, no, e cose del genere, c'è una finestra temporale molto interessante,
fra il 4 e il 10 ottobre, io devo dirvelo perché insomma poi voi fate sempre un po' come vi pare, dal 28 ottobre al 20 dicembre e poi dalla metà di marzo del 2023. Quelli sono i momenti più fortunati, più adatti per siglare contratti e per ufficializzare situazioni. Vi ricordo che ci sono molti pianeti retrogradi, soprattutto il vostro governatore fino al 20 ottobre circa sarà retrogrado, poi dal 20 ottobre sentirete che le cose inizieranno a prendere una piega un po' più snella e non così impegnativa, anche in termini di finanze, perché grosso è stato l'impegno economico che vi siete messi sulle spalle negli ultimi 2 anni. Quindi, credo di avervi veramente detto tutto, un grande in bocca al lupo, aspettate a proclamare, godetevi il viaggio perché dura ancora un po' ed è molto interessante, un grande bacio e passiamo agli amici dell'acquario e dell'ascendente acquario. Cari amici dell'acquario, cari amici con l'ascendente acquario, siamo entrati in una stagione che per voi è estremamente favorevole, quindi fortuna, novità, svolte di vita assolutamente godibili, positive e probabilmente attese da tanto tempo. Il 25 è la luna nuova in bilancia, congiunta al sole tra l'altro, e il 27 la Venere in bilancia, portano innanzitutto amore, relax, vacanze, incontri sentimentali che vengono da lontano, che forse parlano lingue straniere, forse conosciuti durante un viaggio e anche belle novità, sia sentimentali che proprio fortunate, legate all'istruzione, alla scuola e a delle risposte che probabilmente devono arrivare da lontano, forse anche dall'estero, quindi probabilmente o un viaggio o una chiamata di lavoro. Acquario, ma soprattutto ascendente Acquario, con il ritorno di Saturno sul vostro segno zodiacale dal 10 marzo 2020 fino a marzo 2023 per ben 3 anni. Ragazzi, siete quasi alla fine come si dice, del tunnel, si inizia a vedere la luce. Sono sicura che dal 20 agosto avete iniziato a vedere la luce e adesso da questa settimana il cielo è ancora benevolo per tutti quegli acquario e ascendente acquario che mi scrivono anni pesantissimi. Insomma, sono molto sconfortati. Allora, ragazzi, la colpa non è né mia, che ve lo spiego, e molti si sono anche risentiti, né di Saturno. La vita sulla Terra, siamo tutte anime qui in cammino, la vita sulla Terra ha uno scopo evolutivo. Evolutivo significa trasformare le nostre zone d'ombra in luce. Siccome siamo esseri umani immersi in un ego strepitoso, che abbiamo Bore, compie tutti i segni, ogni segno, l'ego di tutti i segni, ragazzi, non ce n'è uno più santo dell'altro, ci sono segni più pigri. Segni più predisposti alla vita interiore e segni i più incasinati, voi lo vedete senza che li cito perché sennò si offende qualcuno. Quelli più incasinati sono quelli forse più orgogliosi e più chiusi all'evoluzione, insomma, al prendersi, che poi significa prendersi le proprie responsabilità. Quindi, che cosa facciamo? Essendo immersi nelle nostre debolezze, nel nostro ego, quindi nella convinzione di avere ragione, la colpa degli altri, insomma, quella nel non metterci in discussione, quando arriva Saturno, possono essere dolori nella misura in cui non abbiamo fatto i compiti a casa. Cioè, ragazzi, Saturno è un pareggiatore di conti. Se noi negli ultimi 30 anni, forse il problema è proprio quello che impiega 30 anni a ritornare su se stesso, il ciclo è lungo, quindi in 30 anni, adesso sta concludendo la fase iniziata nel il trentennio iniziato nel 92-94, chiude un ciclo e ci porta il conto quando ritorna sul nostro segno solare e secondo me ancora di più sul nostro segno ascendente, ci riporta il conto di quello che non abbiamo fatto. Se siamo stati molto cicala e non siamo stati formica, aiuto.
Però ricordiamoci sempre una cosa, ragazzi, l'universo, l'equilibrio, l'armonia e la giustizia universale sono perfetti. Lo dice anche la religione, che Dio ci dà la perfetta contrizione delle nostre, no? Dei nostri peccati, ma anche proprio nell'evoluzione, nella spiritualità. Questo è un canale evolutivo, quindi tiene conto di quello. Probabilmente chi non crede non si trova molto in queste parole, quindi forse non è proprio nel posto adatto. Questo è per chi crede, ha una visione ampia della vita e vuole mettersi in discussione. Questo sia chiaro, perché magari molti non si ritrovano nell'oroscopo perché non si ritrovano in questo modo di vedere le cose. Questo è un canale abbastanza esclusivo e determinato per chi vuole cambiare, per chi vuole migliorarsi di continuo e che vede le sfide come un'occasione per dare il meglio di sé e per trasformarsi. Quindi, in quest'ottica, io vi spiego il ritorno di Saturno, con cui avrete a che fare fino a marzo 2023 e poi se ne riparlerà nel 2050, credo, una roba del genere, nel 2049. Quindi, Saturno è un regolatore di conti. Dal 20 agosto, con Marte a favore fino all'uscita di Saturno dal segno dell'Acquario, però vi è stato dato un aiuto in termini di persona, di consapevolezza, di guarigione, di opportunità, di occasione, come se foste stati affiancati da una spalla che adesso vi aiuta nell'ultima parte del tunnel, che è giusto che diventi più leggero perché tra l'altro inizia ad entrare la luce e poi obiettivamente siete stanchi. Saturno è anche il signore del tempo, quindi molte cose possono essersi concluse in questi 2 anni e mezzo, situazioni lavorative, situazioni personali, e molte situazioni possono essersi chiuse e altre inaugurate. Magari è finito un periodo di solitudine, è finito un periodo di malattia, perché era legato al ciclo precedente. Qui bisogna rendersi conto di questo. Magari finalmente avete avuto il lavoro dei sogni o finalmente vi siete lasciati alle spalle un lavoro che non vi faceva felici. Cioè, Saturno è anche un pianeta che non solo regolarizza i conti, quindi se non abbiamo fatto bene una cosa ce la rovina o ce la fa finire, di modo che vediamo le parti fallaci. Saturno ci fa anche maturare, ci fa crescere, ci dà forza, ci dà quella forza e quelle spalle larghe necessarie per metterci sulle spalle una responsabilità e quindi anche il coraggio di prendere in mano la nostra vita e di inaugurare una nuova via, no? Una vita nuova e rinnovata. Dal 20 agosto le cose sono andate meglio, da questa settimana con uno stellium di pianeti in bilancia, e già ve lo spoilero dal 10 anche Mercurio, ragazzi in bilancia, amore, rilassamento, comprensione delle cose, ampliamento della coscienza, guarigioni, viaggi, cultura, fortuna negli studi, quindi può essere il momento delle lauree, di chiedere le tesi, di fortuna, nella scuola, nelle assunzioni, nello scalare graduatorie. È un momento, ragazzi, assolutamente benedetto. No? Perché è giusto che dopo tanto mettersi sulle spalle la fatica ci sia anche il momento del bisogno per tutti quelli che sono ancora in difficoltà e incasinati perché magari non hanno compreso la sfida. Allora, ragazzi, se vi è stata data una sfida, sappiate che avete anche la forza per affrontarla. Questa è un'altra delle perfezioni dell'universo. Quindi qualsiasi cosa stiate vivendo, sappiate che avete tutto, non vi scoraggiate perché avete tutta la forza per risolverla. Darvi un aiuto sapendo che siete persone che non amano modificare i propri comportamenti è abbastanza impegnativo. Però voi cercate di portare come scopo di vita più alto l'innovazione, cioè la trasformazione delle cose in meglio. Quindi per non pagare pegno, tutte le volte che magari avete la tentazione di distruggere, no? Per dimostrare a voi stessi che siete ancora forti, cercate di non cedere a quella vibrazione, perché quando l'acquario cede alla tentazione di distruggere, di danneggiare qualcosa per dimostrare la propria forza, vuol dire che è molto triste.
È una dichiarazione di tristezza e di insoddisfazione personale. E quindi come ultimo grido per esistere, per affermare la propria forza, perché per l'acquario la forza personale e la forza sociale sono importanti, allora quello è un ultimo grido disperato, magari distruggere qualcosa che è all'esterno. Questa, perché voi siete degli uraniani, quindi non negate questo potere che avete, ok? Perché non tutti lo riconoscono. Voi siete degli uraniani, però siete anche dei Saturnini, quindi voi dovete apportare il cambiamento seguendo la moralità, l'etica e le regole. Quindi dovete essere inflessibili e retti e sarete veramente i padroni del mondo, perché forse i pianeti più forti dello zodiaco sono in voi, quindi avete una grande forza. Io vi auguro che questa luna nuova vi porti tanto amore, tanto apprezzamento, vi porti un nuovo corso universitario, un viaggio lontano, un nuovo corso di crescita personale, un percorso interiore che vi porti l'amore per voi stessi, perché secondo me in questo mese, in questa settimana, scoprirete che è attraverso l'amore, prima per se stessi e poi per gli altri, che si trovano tutte le soluzioni della vita. Vi ricordo come ultima cosa che i vostri governi sono retrogradi, quindi se il passato ritorna ancora, sappiate che quantomeno Saturno fra un paio di settimane si metterà diretto. Per Urano ci vuole ancora un po', quindi è come se le questioni economiche dovessero, no, hanno bisogno di qualche tempo in più, di qualche mese in più per essere concluse come dovrebbero. Questa settimana Mercurio è ancora retrogrado. Questioni ereditarie e questioni legate a schemi comportamentali della famiglia riemergono. Non vi pronunciate, se state in osservazione, state in riflessione, ma non vi pronunciate, se potete, non mettete firme fino al 4 ottobre, a meno che le cose da fare non fossero state già decise prima del 10 settembre. In quel caso avete la via libera. Quindi io vi auguro una settimana strepitosa, che poi sarà un mese, il mese della bilancia strepitoso per voi, e che l'amore possa travolgere la vostra vita. Un grande bacio e passiamo agli amici dei pesci e dell'ascendente pesci. Cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci, questa settimana Sole, Luna nuova e Venere nel segno dell'amore, delle conoscenze, anche dell'eros, delle questioni nascoste, porta forse la rinascita, morte, morte e rinascita di un rapporto. Forse c'è il recupero di qualcosa di vecchio, visto che c'è Mercurio retrogrado, opposto, forse si ripresenta qualche ex, forse si ripresentano vecchie dinamiche che ovviamente devono essere attenzionate, che probabilmente appartengono a degli schemi familiari, a karma familiare ereditato. Voi siete, per chi capitasse per la prima volta su questi video, vi ricordo che siete in fase di rinascita, avete Giove nel segno, il 2022 è un pezzo del 2021, 5 mesi del 2022 e i prossimi due anche, novembre e dicembre. Giove, pianeta della grande fortuna, in esaltazione in pesci, ritorna sul vostro segno, quindi è inevitabile che per chiudere un ciclo iniziato nel 2010 e che è stato, ragazzi, destabilizzante, destrutturante, instabile, più distruttivo che innovativo. È chiaro che se emerge qualcosa di scomodo, se emergono vecchi schemi, se emergono ricordi del passato, se scoprite, ragazzi, qualcosa legato ai vecchi amori, ragazzi, qualche trama alle spalle, anche qualche ex corteggiatore, qualcuno che non è stato sincero, qualsiasi cosa voi possiate scoprire o qualsiasi cosa delle vostre marachelle possa venire a galla, che insomma si sa, il pesce a volte uno, nessuno è 100.000, soprattutto gli uomini, ragazzi, perché il sole, l'archetipo maschile, è nel segno dei pesci, come possono essere uno, nessuno e 100.000 le donne con la luna in pesci, più che con il sole in pesci. Insomma, ragazzi, potrebbero riemergere cose, qualsiasi cosa riemerga o fatta o subita,
ha lo scopo evolutivo di essere vista, accettata, prese le responsabilità, lasciata al passato e che porti la vostra rinascita a qualcosa di più etico, alla comprensione, no? Di una situazione che poi in qualche modo, se viene compresa, vista, accettata e perdonata, non dovrebbe riproporsi più e questo farà sì che Giove dal 28 ottobre al 20 dicembre, quando ritorna nel vostro segno, conclude magnificamente una fase e si concede di inaugurarne un'altra di vera rinascita nel quale il bruco veramente diventerà una meravigliosa farfalla alleggerita di tante zavorre. Quindi diciamo che questo mese, con questa fantastica luna nuova in un segno come in una casa come quella della rinascita, della morte e della rinascita, che sia, che vi sia di augurio per liberarvi anche di tutte quelle cose legate alla vanità, al bisogno di piacere a tutti, questo non lo fanno tutti i pesci, ma alcuni sì, all'egocentrismo, al bisogno di sedurre quando è fine a se stesso, che voi possiate avere una rinascita con una vanità, con un amore dell'arte, della bellezza, con un gusto dell'amore più etico, ragazzi, perché se ciò avverrà, se vi spoglierete dell'ego, delle parti dell'ego proprio più gratuite, più eccessive, più ridondanti, più ingombranti, quelle che vi portano anche in balia, no? Dell'ego stesso, quando a marzo 2023 Saturno, il signore del karma e della maturità, arriverà sul vostro sole, sul vostro ascendente, non avrà, come dire, zavorre da farvi vedere e vi troverà pronti per consacrare una persona in tutta la sua, il suo compito evolutivo. Perché voi, vi piaccia o no, in realtà sareste venuti per racchiudere tutti i doni dello zodiaco, chiuderli e consegnarli all'Altissimo. Quindi siete potenzialmente, anche se non è facile, con tutte le sfaccettature che avete all'interno, i soggetti che dovrebbero dare forse l'esempio dell'evoluzione, coloro che riescono a integrare vita pratica e vita spirituale in un'alchimia eccezionale che poi è l'equilibrio. Voi dovreste essere l'esempio esatto degli alchimisti. Per quello magari le vostre sfide sono impegnative, per questo poi la vostra vita è una vera avventura, perché avete le spalle e il potere di viverla facendone anche un capolavoro, quindi non dimenticate mai di alzare gli occhi al cielo. Questa settimana però bisogna anche guardare alla terra perché c'è Mercurio retrogrado in Vergine fino al 4 ottobre, quindi questa settimana è un pezzo della prossima, che vi chiede la gentilezza, anzi con gentile fermezza, vi chiede di riadattarvi, no? Di scendere un po' con i piedi per terra, riadattare il vostro sogno espansionistico, la vostra impresa, l'ultima, quella che con Giove in Pesci da Capodanno 2022 avete pensato, iniziato e a cui probabilmente tra marzo, aprile e maggio avete dato vita, e di ridefinirla, se vi siete allargati troppo, di scendere con i piedi per terra, essere più concreti, contenervi, riaggiustare il tiro e ridefinirla. Il che non vuol dire che la mettiate tutta in discussione, ma in alcuni casi semplicemente un Mercurio retrogrado in Vergine è appunto così, una ridimensionata e renderla più concreta. Se in quello che avevate pensato c'era un volo pindarico e non avevate tenuto conto della realtà, riformate le basi, perché questo è quello che vi suggeriscono le stelle, di avere basi solide, no? Su quindi se qualcosa vi si è dimostrato fallace in questi mesi, vuol dire che non l'avevate valutato bene e che quindi o dovete fortificarlo o dovete espandervi altrove. Inoltre, miei cari, Urano, nel vostro caso la fa da padrone, perché voi avete un Urano retrogrado al momento, quadrato a Saturno, legato al nodo nord, che vi suggerisce di valutare anche altre alternative per quanto riguarda l'indirizzo da prendere. Voi avrete la completa
direzione, no? Voi state seminando in un campo di possibilità, di soluzioni, quindi probabilmente vi state reinventando al lavoro, probabilmente state tentando varie strade, probabilmente avete inviato molti curriculum e però vi siete lasciati aperti la porta di quel concorso e forse state collaborando con qualcuno, no? Cioè, voi siete delle persone molto sfaccettate, piene di doti, di talenti, no? E state seminando un grosso punto, una grossa pietra miliare è stata messa tra il 5 luglio e il 20 agosto, quando anche Marte è stato in Toro, ragazzi, ma è importante aspettare metà gennaio per avere il quadro preciso, perché Urano è retrogrado, quindi siete in fase di revisione per quanto riguarda il vostro indirizzo di vita e quello che state seminando in questi mesi, anche durante la revisione, sboccerà in tutto il suo splendore nella primavera, nel maggio 2023. Quindi non vi rammaricate se state riaggiustando il tiro, se state cambiando la destinazione. Poi c'è una grande indecisione fino a marzo, per dove allocarvi. Marte in Gemelli vi porta un po' su e un po' giù. Il dado non è tratto, ragazzi, il dado non è tratto, siete in fase di revisione. Attendiamo quello che accade questa settimana e comunque fino al 10 con Mercurio in Vergine che vi chiede di riaggiustare il tiro. Altro Stargate, 28 ottobre, 20 dicembre con il ritorno di Giove, lì veramente si apriranno dei portali, secondo me, insperati, nuovi, che non avete forse ancora snasato, anche se voi snasate di tutto. Quindi può essere una sorpresa e può essere no, però ci sta l'effetto sorpresa. E poi il raccolto abbondantissimo e generoso da maggio 2023, che io sinceramente non vedo l'ora che arrivi. Quindi revisione questa settimana, rinascita, comprensione delle zone d'ombra e spezzare catene così di dinamiche familiari che non fa mai male, soprattutto prima che Saturno arrivi nel nostro segno solare. Quindi io vi mando un grande bacio, vi faccio un grosso in bocca al lupo, vi aspetto nei commenti e ragazzi, siamo arrivati anche questa volta alla fine dell'oroscopo. Io vi ringrazio per essere stati con me anche questa volta. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, se vi va di offrirmi un caffè, sostenetelo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e buona settimana.